Oh, eccoci qui, buonasera a tutti belli, buonasera a tutti, benvenuti in live, benvenuti in taverna, come state belli? Come la va? Vedo una Creative, vedo una Panzi, vedo un Kyle, come stai bellissimo, vedo Nico, come stai bellissima, vedo anche Axe, come la va gente? Buonasera, pronti per questo finale di capitolo 2? Siete pronti? Io oggi sono ancora sciolto, oggi sono stato un pelino male, quindi perdonatemi. E si annuncia un'altra giornata domani ancora pesante. Ma lasciamo perdere. Io sono carico, sono contento, Neko, sono contento. Fatemi fixare tutto quanto. Io stasera invece sono un po' scioltino e domani mi devo svegliare tipo alle 4. Ah, domani sarà una lunga, lunga cazzo di giornata. No, ma diciamo che mentalmente ci sto pure. È che devo scaldarmi. Quando sto così mi devo scaldare, devo un attimo partire. No, esatto, anche perché se mi addormento poi post live e mi risveglio a quell'ora, cioè secondo me il mio corpo dice implodiamo brutalmente. Dall'ultima volta, tra l'altro, mo per riparlare di Baldur's Gate, per tornare nel clou, ho fatto dei piccoli cambiamenti. Perché ho pensato, non è che poi una volta che finiamo il capitolo 2 giustamente, abbiamo la strada aperta per andare nel capitolo 3, no? Non mi va di mettermi a spippolare tutti i cadaveri. Quindi che cosa ho fatto? Ho praticamente ricaricato il save prima che ci siamo lanciati giù. Mi sono rimesso a fare looting di massa ovunque. Perdonatemi, ho un occhio che stasera lacrima ed è una merda. Mi sono messo a fare looting di tutta l'area, di tutti i parassiti e soprattutto anche di tutti i corpi. Ho fottuto tutti i corpi per avere una scorta per i necromanti. E adesso siamo di nuovo lì. Quindi stasera penso che ci andiamo a fare il giretto nell'alveare Mindflayer. E poi andiamo da Caitherick. Mi sono messo a fregare i rami, esattamente. Perché il fatto è che purtroppo la questione looting è lunghissima. Cioè, io raga, voi non avete idea di quanti cadaveri ho dovuto spippolare, vedere, lootare. Ma soprattutto io sono arrivato a un certo punto che avevo una cosa come 15 armature pesanti, 20 leggere, altre 10 medie, 18 miliardi di spade, picche, pergamene, chiavi, piccoli cazzilli. Era un fottio. Quindi ho fatto. Dopo che ho scoperto sta roba, ho detto ok, ho fatto bene. Infatti, nel fight finale non avremo Astarion, ma avremo Gale. Ci porteremo Gale. Esatto, cioè quella è una roba che voglio provare a farmela dietro le quinte perché capisco che vedere uno che si mette a fare shopping, a spippolare tutto il loot, è una rottura di coglioni, eh. Cioè, lo capisco, infatti io spero che aggiungano il must loot. Buonasera Victor, come stai? Bello. Benvenuto con Corgi Fasci sempre, con il saluto romano. Buonasera Giumino, persone toccate dal sole, come state? Qui tutto bene a parte un po' di stanchezza e di preoccupazione per domani. In Solasta ci sono arrivati e loro non. Ma sai qual è il fatto? Esatto, che solo su PC non c'è questa cosa. È una roba che è destabilizzante. Perché io capisco che ti metti a fare, sai, flicchi tra i corpi, premi spazio, cazzi e mazzi vari. Però, cioè, forse dici che gli scontri erano sempre con 6-7 stronzi. Nella torre ci saranno 40 cadaveri, 50 cadaveri, Dio Cristo. Ma nel mentre, fatemi aprire Baldur's Gate. Oggi, tra l'altro, mi sono messo anche a editare il primo episodio di coso? Di? Lords of the Fallen. Non pensavo fosse uscito così fluido. Voglio vedere un attimo come tira, perché vorrei in realtà registrarle e editarlo tutto prima. Però tocca vedere come tira l'aria. Di cosa si sta parlando? Niente, di io che sono sciolto e del fatto che rispetto alla volta scorsa ho lootato tutta la torre. C'è stato un piccolo cambiamento chiamato Astarion Out dentro Gale e sono riuscito a dominare il pastore della morte. Quindi voglio vedere adesso che cosa fa in fight. Ma comunque andiamo. Fatemi abbassare tutti gli audio, cose, cazzapippoli vari. E speriamo che parte la sigla. Quindi, sigla. Come
Eccoci qui. Il mio occhio continua a dire no, tu ti devi distruggere. Ma che cazzo? Comunque i miei occhi hanno dei problemi la sera perché non si spiega. Il vicino si è sfogato ieri. No, ieri si è sfogata la tempesta. Infatti avevo il terrore anche per la live di stasera. Perché sta piovendo come un addannato. Sta piovendo fortissimo, ragazzi. Fatemi sistemare tutte sedie, cazzapippoli. Però in realtà stasera sta bene. Quindi penso che in realtà il problema sussiste quando a Milano fa il bordello. Perché la mia connessione viene da lì. Buonasera comunque, Lilith. Come stai, bella? Benvenuta. Consigli su dove comprare Persona 5 a poco? Se è per PC, ma non credo. No, forse l'hanno fatto il porting PC per Persona 5, vero? Perché se dici per console, purtroppo no. Cioè, te lo tirano sempre dietro a tanto. Anche se ogni tanto li fanno gli sconti. Su PC, basta che. Allora, ci sta o il nostro link HRK se lo vuoi. Oppure basta che cerchi Persona 5 o il Keyshop. Ed è praticamente una roba che ti mostra tutti i siti di chiavi con i vari prezzi. Se puoi usare PayPal e compagnia. Ma comunque, andiamo. Andiamo, infiliamoci nel Baldur's Gate. Che si faranno le porchettonate. Poi non ricordo se ho fatto altri cambiamenti, ma non mi pare. Hanno fatto bene. Allora, in realtà, mi dispiace per quelli che c'hanno il pass. Però, cazzo, un gioco come Persona sul pass. Basta che cerchi Persona 5 All Key Shop. Proprio come l'ho detto. Quindi tutti i negozi di chiavi in inglese. Perché è proprio un sito che ti fa una sorta di check-up generico tra tutti i siti di chiavi. E abbiamo il nostro pastore. Non so che cosa fa. Cioè, onestamente non ho idea di che cosa possa fare all'interno del combattimento perché agirà da solo. Però fatemi vedere, perché devo ricordare, io mi pare che sono rimasto uguale. Sì, dovremmo essere rimasti tutti quanti. Ecco, giusto, ho cambiato un po' di build a Gale prima di infilarlo nel party. Gli ho fatto fare il suo livellino ed è diventato proprio un necromante a tutto tondo. Che usa le palle di fuoco, cazzapippoli. Poi vedremo. A parte che stiamo andando contro un Mirkul. Quindi non so che cazzo serve un necromante. Ce l'ho fatta, Jet. Tra l'altro, benvenuto, bello. Perché il Lothbreaker, il paladino oscuro, ha una cosa chiamata controllare non morti. Ho controllato quel non morto lì. Però non ho idea di che cosa farà all'interno del combattimento. Ma fortunatamente, la volta scorsa, io mi sono fatto furbo e mi sono messo i segnalini. Quindi io direi di andare da Zevlor a vedere se c'è un modo per aprirlo. Cominciamo l'esplorazione di questo luogo. Anche perché sicuramente ci saranno fight dietro ogni cazzo di angolo. Dov'era la via più avanti? Comunque ho ricontrollato e purtroppo Noi è morto. Buonasera Arlok, come stai, bello? Benvenuto. E buonasera anche a te, postino. Sempre stato malvagio. Ma no, ma Lothbreaker non è malvagio. È una via di mezzo. Sala di innesto Girini. Ma infatti lui tecnicamente dovrebbe essere molto forte vicino a Gale, perché Gale c'ha una cosa per potenziare i non morti e cazzapippoli. Ah, ma perché c'era quella roba lì? Quindi adesso escono tutti i Mind Flayer. Gale sì, è un necromante. Gale sarà tanta cosa, tanta roba in futuro. In realtà lo potrebbe essere già adesso, perché il suo evocare non morti non evoca solo zombie e scheletri, ma evoca anche ghoul e ghoul alati. Però va bene, soprattutto i ghoul in combattimento sono tanta roba contro gli esseri viventi. Deduco che per aprire dobbiamo fare qua, ma non ci stanno tipo esatto Mind Flayer a stecca. E questi sicuro mi attaccheranno pure loro. No, aspetta, non con Gale, con Oga. E beh, mi sa che si inizia subito con un fight. Your tadpole forms a telepathic connection with the device, and a chorus of static energy fills your mind. Every mind flayer in the room calls out hungrily from its pod, seeking release and sustenance. But there are others in the pods, those not yet infected, not yet alithid, terrified, desperate to escape. The device is open to your tadpole's command, to your authority. Ok.
Harlock, poi hai cliccato con il ditino, hai visto. Meglio non dire cosa, ma va bene. No, non posso epurare perché cazzo ci sta Zevlor e i pugni fiammanti. Libera. Si parte di fight. Che vuol dire trovare Maul? C'è stava anche Maul qua in mezzo, ma non credo, l'avrei vista. Oh! Siete giusto, giusto un 2, però tocca eliminare prima i Mind Flayer, perché i Mind Flayer sono quelli più preoccupanti. Andiamo di punizione tonante sul Mind Flayer. L'hai mancato? Punizione tonante 2. Poteva andare molto meglio. Benvenuto, Star, come stai? Bello. Si fa battaglia subito, sì. Non lo so se evocare dei non morti, perché dovremmo andare contro una sorta di tizio di Mirkul. Mezzavolo è morto, non capisco perché. Magari è morto durante il fight. Alex, 5 delirio, che cosa, Kyle? Buonasera anche a te, pasta, come la va? Mettiti qui così se si cercano di scappare, so cazzi loro. E to... Minchia, Gale quanto ha tirato alto per toccare a lui. Com'è possibile questa cosa qui? Vediamo, perché lui non lo utilizzo da un po'. Lui non lo utilizzo veramente da un po', quindi io ti direi, vieni qua, lentezza di livello 5 o di livello 4, ma si bugga, scusa, per ogni roba non dovrebbe, ah non su, non aumenti i signorini, stai giocando a Metal Gear, ti stai intrigando, come l'hanno migliorato? Puoi evocare non morti senza avere corpi. Ah, beh, è vero, me l'avevate detta sta cosa. L'avevamo anche letta, ma allora sì. Un ghoul? Evochiamo un ghoul. Anzi, ne possiamo evocare due. Uno lì. E uno qua. Così che li paralizzano, è vero? Ok, anzi, allora facciamo un attimo i furbetti. Che cazzo siamo finiti nel Wyoming? Colpa mia se non ci sono cartelli in sto posto. Benvenuto, Emlo, grazie per il live, bello. Com'è andata la live? Come la va? Benvenuti. Pozione di velocità? Uguale identico all'originale? E allora sarà un bel gioco, cazzarola. Così abbiamo un'altra azione e possiamo evocare... 4 zombie? Uno lì, uno lì, uno lì e uno qui. Aio? Ci stai a mettere un attimo per spawnarli? C'è traffico sulla linea? No, sono praticamente i giochi vecchi portati su PC. Qual è il comando per i raid? Slash SO e tagga... Ah no, forse è punto esclamativo, Che SO cazzo siamo tagga. finiti nel E Wyoming? quanti Colpa mia se raid, non ci sono VOD, grazie cartelli in mille sto per i raid, posto. benvenuto Che anche a ce n'è te, uno, bello. fermi, Come la ce va? n'è Perché uno. non mi hai evocato i non morti, perdonatemi? C'è stato un problema che non so. Allora, tu vieni qua, no, non andare da quello, vai da quello lì. Così lo paralizziamo, ci proviamo almeno. Grazie per gli SO, belli. Gna! Ha passato il tiro salvezza la merda. Tu? Scusate, come cazzo fate a passarli? Avete 12 a Costituzione. Giustamente a nuvolare loro. Oh, si è ribellato Zevlor. Bella Madonna. Si è potenziato Zevlor. E l'ha ripassato un'altra volta il check. Vaffanculo. Benvenuto, VOD. Come stai? Benvenuto anche Emlock. Buonasera anche a Franco. Quante persone. Ma tranquillo, Franco. Anzi, grazie per essere passato. Bello. Oga. Doppio Mind Flayer? Doppio Mind Flayer? Ne hai mancato uno, ma tanto quello è morto. Ah, beh, è vero che questi hanno la reazione per farti sta roba. Piano piano, Giumino. Madonna. Lilith, hai un computer che sta implodendo, povero Cristo. Stasera abbiamo provato Cities Skylines 2, è uscito finalmente?
figata, aia. O era già uscito Tonto? Perché non sentivo delle notizie. Però magari sono io semplicemente stupido. Ok, questo ce lo siamo fatto. Quello ci penserà Karlak. Noi ce ne andiamo di qua. È uscito tipo... Minchia, oggi è uscito l'ira di Cristo tra i Metal Gear, le cose. Tu sei disarmato? No, hai un pugnale. Scappa via, ti prego. Scappa via, non è scappato via. Ah! Allora, tocca a Shadowheart. Shadowheart, tu che cosa puoi fare? Hai anche tu i ghoul. Oh. Però tu ne puoi evocare solo uno. Allora, riproviamo a evocare sti cazzo... Anzi, più che gli zombie, voglio gli scheletri. Proviamo a evocare sti cazzo di scheletri, su. Ok, questi li evoca... Forse perché nello stesso turno non puoi fare più evocazioni? No, ma non si rievocano in Mind Flayer, Harlock, purtroppo. Non credo, almeno. L'unico modo che c'hai per fare una roba del genere è se hai... un... come si chiama? Un druido delle spore. Che effettivamente dovrebbero... No, forse mi sa che rinascono sempre come zombie delle spore. Tu dove vai, cucciolo? Oh, brava, Karlak. Che cosa? Ah, perché prima ti stannano e poi ti fanno quella roba. Sono 10 di 10 perforanti. Puttana miseria. Comunque abbiamo un minion. Un figa di esercito. Uccidi quello. Buonasera, Dav. Ti strappano il cervello. Fanno proprio così. Ti stappano come una peroni. Di merda. Che troia. Uccidetelo. Ha affascinato il signorino. La madonna. Avete veramente... ci acchiappate come la merda. Ci acchiappate. Sì, sì, attaccami pure. Ok. Ok, Karlak è veramente una mietitrebbia. Bravissimo. Ah, peccato. Allora prendilo e lancialo verso l'altro piccolino, vai. Come ai vecchi tempi, ragazzi. No, dai, è rimasto un HP. Ti sei perso l'inizio di un fight, non ti preoccupare, bello. E in realtà io ho anche l'attacco colazione bonus, quindi te dico vai là. Quante ne ha fatte? 3, 4 kill, una roba del genere. E poi ti sposti qua, così se questo si alza si prende le botte. Paralizza sto stronzo. No. Finisci questo. Abbiamo livellato. Siamo al 10. Sirius Black. Lei signorina. Guarda, questa ci deve morire. Andiamo a invadere la Russia. Sì, abbiamo livellato tutti. Oga, salta. Gli facciamo sentire un plus ultra nel buco del culo a breve, non ti preoccupare. Dov'è? Dov'è? Vai. Così ti impari. Più che altro... Oppure lo sai che puoi fare, Giumino? Puoi godertelo su Game Pass. Ah, è vero che poi i save mi sa che non sono cross tra le varie cose. Quindi la vedo dura. Io ti direi di comprartelo, perché Persona 5 speedrunnato non te lo godi. Purtroppo. Scusa, ma perché chi rimane da uccidere? Quello laggiù. Vabbè. Ma quindi io posso un'altra volta evocare altra roba? Gulalato. Ah, no. No, invece sì. No, ok. Mi sa che hanno fissato quella roba lì. Forse soltanto se sei abbastanza forte puoi avere così tante evocazioni insieme. Ecco perché forse non me li hai evocati, perché avevo i ghoul che erano più forti dei non morti. Guardalo, tu sei comunque... ne hai fatto un cazzo, amico mio, C'è un po' di confusione. Aspetta, permesso, fate passare. Ci hai provato seriamente? Ha detto... Yeah, buongiorno.
I didn't think I was going to make it. Thank you. I owe you an explanation. Much more than that. But first, please, the others, the ambush. Tell me they survived. Hanno trovato un rifugio. Ma che cazzo è successo? Mo vuoi un attimo spiegà? Tra l'altro, buonasera Fiorella, benvenuta, come stai? You've heard some of it, I'm sure. That I froze, or broke, or some other lie that is kinder than the truth. We were ambushed by cultists, yes. And then I heard her, their false god, whispering promises in my mind. I would be a paladin again, with a god's purpose, a god's power. Everything I needed to protect my people. And all the while, the cult tortured them. They fought and ran and died around me while I imagined myself their savior. By the time I regained my senses, it was too late. I did not just surrender to the Absolute. For a moment, I welcomed it. Fai il turista, comunque è bellissimo. Ah, fai bene, Giumino. Magari vedi se ti intriga, se ti piace. Poi se vai a gamba tesa te lo compri. Magari, che ne so, era morto Gesù, oppure stavi facendo altre quest, un'altra via di trama, e quindi boh, ti vedeva come, cioè, è scappato perché c'aveva paura. Bevi che parli tanto e devo, mi devo idratare. Però sì, diciamo che è stato semplicemente fregato. C'è una mosca. È stato semplicemente fregato dall'assoluta. Lui ci è cascato con tutti i piedi. Ma sì, era quella roba del gli avrebbe ridato i poteri, sarebbe diventato un paladino, avrebbe potuto aiutare le proprie persone. Però, cioè, io non gliene faccio neanche tanto una colpa, perché comunque se il cervello dell'assoluta c'ha soltanto veramente a metà del potere che deve avere, con tutti i cazzapippoli che c'ha sopra, lui è un tiefling. Cioè, lui è un povero Cristo normale. Buon game, Giumino, comunque. Sì, parlo di Zevlor, perché lui ha sentito la voce dell'assoluta nel cervello che gli diceva i cazzapippoli, che l'ha fregato. Poi ha detto, mi hanno portato qua, ho visto che hanno cominciato a squartarli, a torturarli. Io ho fatto Zevlor. Tanto c'è anche la cosa da apostata. Madonna. Perché Oga ce l'ha molto questa caccia al potere, quindi dice, sii onesto, bramavi il potere ma non per difendere un ideale, solo lui per te stesso, perché altrimenti non avresti fatto una assoluta, non assoluta, cioè... An ugly thought, with the echo of truth to it. I won't make excuses, I can't make amends, but I know something of what you came to do. I want to help, if you'll let me. Ketherick is below. He thinks you're no longer a menace. Descend and show him how wrong he is. If there are any more survivors to be found, I'll find them and lead them out of this place. Trova la tua gente. Hanno bisogno di te. They have you. Go, my friend. Please, let me do this much. Va bene. Sì, esatto, cioè... Questo è un cervello di livello 20 OP. Come stiamo con l'esercito della salvezza qua? Tutto bene? I Mind Flayer? Oh! Perché aveva una roba del genere sto tizio? Vabbè che queste erano persone normali trasformate, quindi chissà chi erano. E c'è la sottoclasse Lilith, letteralmente del mago, per fare, per evocare più non morti, per farli più forti, per dargli dei buff. E ieri ce n'è stato tipo uno che, se stanno a 6 metri da lui, diventano resistenti a tutti i danni. No, tutti i danni fisici, mi pare. Va bene. Voi deduco che non c'avete niente da dire. Oh, stench. I'm beginning to think I should have stayed in that pod. In there, it only smelled like me. Is there any news about Duke Ravengard? Did he get out alive? No. Tell by your expression.
Gonna have to follow my sword, aren't I? Tranquilla, lo trovo io. Però level up, non mi aspettavo di far così. Vabbè che dopo la torre quelli erano tipo tutti 300 XP e brutalmente. È rappresentato come un cervello animale. Io pensavo, cioè, ma intendi il, oddio, il cervello Ili gigante? Non lo, cioè, spero che lo incontreremo. Sta qua a fare Harakiri, attento, ma facesse quello che gli pare. Allora, io in realtà ti faccio continuare ad andare per la via del barbaro. Perché puoi avere un talento nuovo. Perché se no sarebbe... sarebbe... un 7-5. 7-5... slot maggiori, un talento e multi-attack. No, non mi ricordo se all'inizio si vede, perché sto giocando da 2 mesi, quindi magari me lo sono perso o non me lo ricordo. La via del barbaro è perché dipende se voglio potenziarla sotto il punto di vista star cioè dello smitare forte. Perché tanto ormai credo che il multi-attack se n'è andato. Meno che non è al 9. Non mi ricordo quando cazzo prende il multi-attack il barbaro, il terzo multi-attack. Vabbè, che al massimo la respecco, perché non voglio farla andare troppo dalla parte del paladino, perché Karlach comunque è un barbaro nel cuore. Sì, c'ha quella smaitata forte, ma non è quello. Andiamo di barbaro per adesso. Gli do... dov'è? Sentinella. Sentinella, quando fa entrare qualcuno a portata... aspetta, mi sa che l'hanno modificato. Quando un nemico entra entro portata, attacca un alleato prima del... privo del tentativo sentinella, puoi usare un'azione per effettuare un attacco con un'arma contro quel nemico. Quando effetti attacco di opportunità ottieni vantaggio e tiri per colpire. Se l'attacco va a segno, il bersaglio non può muoversi per il resto del turno. Vi faccio vedere un bel utilizzo figo, perché col fatto che noi abbiamo un'asta lunga a 10 feet di colpo, noi possiamo essenzialmente prevenire un attacco avversario, perché quello si avvicina per attaccare melee. Tu lo fermi fuori range, perché l'attacco medio melee è da 5 feet, no? Ah, ma tranquilli, tranquilli, belli. Ah! E il fatto è che il barbaro, le armature pesanti sono inutili, Lilith, perché non può andare in ira. Se non può andare in ira non può avere il movimento extra e quindi lei rimarrà sempre con le medie. Cioè, voglio vedere se posso fare sta cosa, perché comunque Karlach è un personaggio che molte volte si affianca spesso agli alleati. E se posso prevenire degli attacchi... figata. Anche aggressore selvaggio è figo, perché quando effettui un attacco in mischia con arma tiri 2 volte per i danni e usi il tiro più alto. No, la massimizziamo per i danni, dai. Vediamo dove ci tira, perché con vari dadi, gli smite, tanta roba poter massimizzare i danni. Oga, non te lo prendi manco per il cazzo. Ti prendi finalmente il tuo 5° livello da Warlock e ultimo. Abbiamo degli incantesimi. Oh! Oh! Qua. Aggiungi altre molte star di tutti i corvetti. Allora non consiglio il talento delle armature medie. Dici quello che ti permette che era di aggiungere un più uno alla CA, mi pare. Però fa Mediadar. Fame di Adar e tanta roba di utility. Quindi andiamo con Fame di Adar. Ma ne abbiamo parlato proprio l'altro giorno su Dead Space, che ci sta tutto un filone di motivi per cui i personaggi fanno cose, di lore anche del mondo. E ieri da sé che è una figata assurda. Non pensavo che... cioè io inizialmente quando nel gioco ho letto quella persona con la corona che fece esplodere la città, non pensavo fosse veramente la persona che nella lore dei Forgotten Realms ha fatto quello. Io pensavo fosse una roba del Baldur's Gate, invece no, è correlato veramente tanto con l'ambientazione. E ti puoi prendere un'altra supplica.
Lentezza? Tecnicamente io dovrei aver sbloccato patto migliorato. Se hai esteso il patto della lama, ottieni un attacco extra con l'arma... Ah, con l'arma del patto! Il fatto che ci vada a perdere un più uno a colpire, però vediamo, perché comunque sapete fare tre attacchi, sono sempre tre attacchi. Sì, ma io, perché io penso... Cioè, il fatto, Jess, che sono molto... che hanno aggiunto delle cose loro, quindi non pensavo fossero così strettamente collegati, ma in realtà una volta che tu riesci a fare quell'1-2, è una figata, ti fa capire anche perché Mistra sta così tanto... a contatto con sta storia qua del voler rompere la corona, perché la corona della persona che ha fatto, che l'ha uccisa, che ha ucciso la sua vecchia, sì, e che è pericolosa. E va bene, le suppliche l'abbiamo prese, l'incantesimo, stiamo così, vai. Quindi però devo fare per forza questa da patto, peccato. Cuore oscuro, livello 10 da chierico, tu vai dritta, un trucchetto extra. Resistenza, vai. E tu? Dimmi che ce l'hai, ti prego. No, non la sblocca al 10. Oh sì, c'è intervento divino. Sulla lore si può discutere, ma sulle regole di D&D stesso si dice che puoi cambiare le regole se non stai... No, beh, quello sì, cioè, infatti pure quella roba non ci vedo nessun problema dell'aggiungere, modificare, migliorare, anzi, in Baldur's Gate 3 hanno reso tutto molto, molto più fluido e semplificato anche per renderlo un po' più easy da capire. Abbiamo intervento divino. Per evocare l'aiuto della tua divinità, una volta utilizzato questo incantesimo non potrà mai più essere utilizzato, è proprio one shot. Aia! Che non lo puoi usare più. Allora, in D&D tecnicamente è una volta al mese. Ne pare. Una volta ogni tot long rest, una volta al mese. Qua invece è proprio one shot. Adesso vediamo anche che fa. Incantesimo di livello 5. Piaga degli insetti. Gale, tu vai sempre di mago. Privilegio della sottoclasse, fammi vedere. Ti sei immerso così completamente nella morte che sei diventato resistente ai danni necrotici. Inoltre, il tuo massimo dei punti ferita non può essere ridotto. Ah, ok, vabbè, diventi immune. Sì, esatto, ma perché hanno fatto bene, perché già mi immaginavo le persone che tra un uso e l'altro dell'intervento divino faceva 10 long rest. Perché comunque in D&D intervento divino è letteralmente fa brovi e maddana mano, eh. Poi mi pare che è sempre uno di quegli incantesimi che va molto a discrezione del master, credo, però. C'hai un trucchetto di merda extra. Colpo accurato che è utilissimo col cazzo. Ti prendi... stretta folgorante. Poi, un incantesimo elementare minore non me ne frega niente. Scusa, perché ti puoi imparare solo incantesimi di livello 1? Nube dei pugnali e... onda tonante? Ah beh, perché probabilmente... mentre lo buildavo gli ho fatto sciogliere anche tutte le pergamene che abbiamo che se poteva imparare. Forse è per quello. Non ci avevo pensato. Più 3, ma è inutile. Quello che ti spona la cassa con le pozioni. Non ricordo, Jazz. Non lo so, li scopriamo, Lilith. Penso che ce ne siano tipo parecchi, ma non tutti. Fammi vedere subito... Va bene. E? Intervento divino, spezzare gli eretici. 8 di 10 di radioso. Appare la divinità affinché scateni un cataclisma. Oh, oh, bello. È già cambiata in realtà. Qua ci sarebbe dovuta essere Shar. Questi sono gli occhi di Selune. Bello, 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 bello.
ci sta effettivamente il simbolo della divinità. Rinascita opulenta. Caduti con metà dei loro punti ferita e consente agli alleati vicini di guarire e recuperare le loro risorse come se avessero effettuato un riposo lungo. Tanto l'ho provato. Come si chiama? Gale con sottoclasse da tipo divinatore, della magia della divinazione. È tanta tanta roba poter cambiare i dadi. È molto molto figo. Generosità prosperosa. Va bene. Cioè, mi immagino una persona che spreca l'intervento divino per evocare pozioni e scorte da campo. A meno che in suo OP, ma. Seguace armato. Appare dato di te affinché ti conceda un'arma leggendaria forgiata dalle fiamme del tuo legame divino. Questa è figa. Questa sembra onestamente figa. Cioè, peccato che non ci sta magari evocare un avatar della divinità che combatte con te per 8 turni. Peccato, onestamente. Però ognuno ha il suo. Andiamo di qua. Shadow Art si è convertita la volta scorsa, sì, Lilith. Oh, oddio, ci sta l'acido di merda. Ci potete passare? No, vi prendete... No, via, via, tutti via. Passiamo di là. Che palle, devo fare il giro lungo. A questo punto vado a prendermi anche il long rest tattico. Sì, diciamo che molte classi in Baldur's Gate l'hanno... Ma molte classi, molte cose che sarebbero delle piccole rotture di coglioni. Anche come magari gli evocatori, Cioè, gli evocatori da giocare su cartaceo di D&D sono una rottura dei coglioni. Perché tu c'hai 18.000 cose da gestirti, Duel Master. Qua è bello perché clicchi, c'hai tutte le barre, c'hai le cose che ti spiegano. E se c'hai, che ne so, con la divinazione per ritirare i dadi o per cambiarli, ti dice vuoi farlo o no. Vai easy peasy. Si è convertita la volta scorsa perché abbiamo salvato il canto notturno, Lilith. E Shari gli ha detto... Brutta stronza. E se Luna è entrata a gamba tesa, ha detto... Ti paro il culo io, sorella. Andiamo di qua. Tanto, minchia, questa cosa comunque è OP, Cioè, poter andare a fare long rest a cazzo lì... È OP come cosa. Qua... Ci sono delle persone. Henry il Peluso. Cressa Bondouter. Magthew Budge. Dito di Ferro. Ma sono dei personaggi meme del cazzo? A vedere come sono vestiti, sì. Ma sono meme viventi? No, no, come senza presentarsi? Salve. General Thorne was attacked. The order to evacuate given. You should not be here. I conclude you are one of the attackers. Ma calcolo perché già la mia prima esperienza con D&D fu da evocatore, il panico. Cioè devi o c'hai un must che è veramente una manna. È qualcosa che ti supporta fisicamente o è... Cioè, gesti tutto quell'ambiente ai livelli alti anche. Non ce la fai. Attacco? Che cosa dovevo fare? Pure se fosse... Karlach, fammi vedere questi nuovi power-up. Fammi vedere, Aspetta, passino qua. 3, 2, 1. Soppressione. Che ne dici? Questo ha usato scudo. Maledetta. Ha usato scudo. Vabbè, brava, Brava. E ancora è viva. Ma no. Va bene, tocca a voi. Divorare. Mordi un bersaglio prono, addormentato o fuori combattimento. Ah, beh, c'hai proprio le stesse robe. Ci arrivi qua? Ma come movimento insufficiente. Ma no, che non è insufficiente. Tu salti prima qua. Ora gli mostra le tette. Vado con le pizze in faccia. Ma sì, ma qua che cosa ci sto provando anche a fare? Magari essere a chiacchierare effettivamente. Ma voi dovete stare per forza così tanto lontani, tacci vostra. Per forza. Come corro? Perché i ghoul corrono in questo modo? Cosa vuol dire? Siamo quasi dei zingari che ballano. Ah, scusate. Vai, Gale.
mostriamogli quello che sai fare, ovvero nube mortale. La Madonna, nube mortale qua. Ah, quella dovrebbe anche rimanere fino a quando non si tolgono. Chi è qua? Tu dovresti avere volare. D'altro grazie per il support con le pubblicità anche a chi ha fatto l'abbonamento, belli. Vola qua, cucciolino. Gnom. Salve. Oh, comunque i miei cazzo di tiri salvezza non passano mai. Non passano mai i miei tiri salvezza. Cioè, ok, me ne è morto questo. Cosa sta cercando di fare? Passo velato, contro incantesimo e riduzione psionica. Dove vai, cucciolina? Rimani là. Ah, vabbè, c'è tanto. Nothing important is ever easy. Scusa, cosa cazzo è esploso qua sotto? Dio Cristo. E vabbè, questo c'ha scudo addosso. Tacci tua. Vieni qua. Ecco, così te impari. I tiri di salvezza sono una cosa brutta, ma più che altro perché veramente non passa. Vabbè, che chissà che ci dice avranno. Effettivamente. Forse era meglio se, se si dippava. Sì, almeno sparava la palla di fuoco un'altra parte, magari. Perché giustamente penso che il tiro... Cioè, loro avranno una CD di merda col fatto che sono di livello basso. Shadowheart. Guarda, non l'hai mai fatto. Giusto perché sennò finisce il fight ed è tutto in fiamme. Acci tua, signora. Scusa, non me lo fai vedere? No, sì, lo so che è in tiro salvezza su Costituzione. Questo stronzo qua, quanto c'ha le CD? Non lo posso sapere in nessun modo? No. Ci stava scritto 0. Dove l'hai letto, perdonami? Buonasera, Nimu, come stai? Bella, benvenuta. Anche quello è vero, Jazz. E vai pure tu. Mentre c'ero sopra... Ah, ok, te lo dice effettivamente il bonus. Che cacchio devono passare, meno male. Dopo allora lo controllo. Se è zero veramente, alla fine. Cioè, se quello che deve passare il nemico è zero, non funzionerà mai. Scusa. Ma l'hanno fatto per bilanciarlo. Ma scusa, Larian, ma a me mi colpisce un ghoul, devo fare il tiro salvezza che se non me la piglio in culo? I miei ghoul ci hanno come CD 0. Cioè, per fallirlo devono fare uno. E che c'ho i ghoul di... veramente... di Wish. Vabbè, raga, non paralizzeranno mai sti ghoul. No, ma non è tanto per quello, Lilith. È che... non è... il fatto che loro possono tirare anche due. Se la prova che devono superare è zero, non potrà mai entrare la paralisi. Cioè, non è qualche inciucio strano di cazzabubolo. No, no, è che solitamente, che ne so, il mago c'ha la CD degli incantesimi, che è 8... più la statistica da incantatore, più il bonus competenza, e ti viene, che ne so, se il nemico non supera 15 col dado, se piglia tutti i danni. I ghoul c'hanno 0. Cioè, saranno una 10 minuti, ma sono inutili. Ah, non lo so, Jazz, perché potrebbe essere magari che c'hanno qualche cosa, quelli magari un po' più potenziati per quello. Perché effettivamente esistono anche varie tipologie di Mind Flayer. I ghoul sono nostri amici. Mazzafrusto di Mirkul.
faccio il reso. Magari potessi. A questo. Oh. Madonna. Che bello. Mazzafurus diabolico di Mirkul. Fa pure un D6 da necrotico. Ah, madonna. Ok, qua c'erano solo loro e un forziere. Pergamena di lentezza. Lei come sta, pastore? Tutto bene? Ma io non posso curarlo il pastore, vero? Devo andare a fare un riposino. Di qua? Rubiamo. Sentite che cammuccio dei rumori brutti. Diario della signorina. Ricordo la nostra vita da chirurghi di campagna a Nashkel. Volevamo solo essere i migliori, imparare a tamponare qualsiasi ferita letale. Come siamo arrivati qui? Cressa non è più la stessa da quando la sua anima pura personale è stata spedita su quel Nautilod. Non sono riuscito nemmeno a toccarla, mi fa impazzire il solo pensiero. La mia stessa moglie mi disgusta con questi esperimenti, non è più mia moglie in realtà. Pensavo che togliere di mezzo la sua creatura preferita l'avrebbe fatta tornare in sé. Ma lei si strugge per quella dannata bestia come se avesse un bisogno doloroso. E scopre che ho spifferato a Baltasar che ce l'avevo e che la colpa della sua sparizione è mia, potrebbe uccidermi. Ah vabbè, questi sono... sono le alfa de Keterick più o meno. Sì, dipende come gli gira, Jazz. Sì, sto con la bandierina Harlock. Seguite, di qua. Questo è il Nautilod pieno di merda. Di qua non c'è niente. Di qua c'è studio di anatomia. Anche quello è vero, Nimu. Ah, beh, se avesse fatto qualcosa in fight pure dovrebbe poter risvegliare i non morti. Ma lo fa soltanto quando ce l'ho contro. Appunti di Cressa. Ho visto migliaia di orecchie. Alcune hanno il riflesso di hanno il riflesso di contrarsi quando sanno che il verme sta per scavargli l'accesso. Il verme impiega più tempo a passare se il foro d'ingresso non è pulito. Ho iniziato a bruciare via il cerume con una candela. È un lavoro molto noioso. Sono stufa di orecchie. Sono stufa di ricevere unicamente l'ordine di creare schiavi. A quanto pare tutto quello che c'è da sapere sul cervello viene gestito dagli eletti. Mi è stato proibito di studiare questi noiosi schiavi. Madonna, c'ho un rumore qua che mi sta spaccando i timpani. Me ne serve uno. Uno di cui Baltasar non sia a conoscenza. Una creatura dalla volontà eccezionale come il mio caro vecchio animaletto. Può conservare frammenti della propria mente mentre è affetta dal parassita. Dobbiamo sapere perché. Ok. Vabbè, sì, questi erano... no, era più che Keterick Alpha, erano i sottoposti di Baltasar. Dei buoni talenti per un chierico. Se deve mantenere la concentrazione, appunto, mago da battaglia. Maestro delle armature pesanti, se deve essere il tankerino che cura tutti e che non muore mai. Se vuoi qualche trucchetto, qualche iniziazione magari del Warlock. L'assoluta marotti coglioni. Il peloso comunque. Queste viscide viscere, queste camere fluide. Da quanto tempo siamo qui a creare schiavi? Non voglio più fare una mia testa. Mirkul è soffocato dalle mie stesse paure che crescono a dismisura. Il signore delle ossa non vuole un codardo. Niente di tutto questo sembra reale. Sono nella pancia di un Kraken. Sono girato al rovescio e al contrario. Sono morto. Le grigie distese di Mirkul sembravano sempre così pacifiche. Non è così? Ma infatti chissà che cazzo è l'animaletto di questa signorina. Perché adesso mi sfugge. Dato lì ci sta un piano per fare un necromante divino, vedo. Allora, di là si torna indietro. Di qua? Se vuoi fare una chierica immortale che cura, armature pesanti, maestro delle armature pesanti, incantesimi per mantenere la concentrazione... incantesimi, talenti per mantenere la concentrazione e magari anche una costituzione un pelino più alta. Mente chiusa. Particolare, al massimo lo vendiamo. Spada lunga. Vabbè, qua era dove si allenava. Lettera di Iron Finger. Lei me ne infilerà uno in testa da un giorno all'altro. Cressa, che è stata iniziata insieme a me tanti anni fa, mi metterà un parassita nell'orecchio mentre dormo. Non sopporta di rimanere senza un animaletto su cui fare esperimenti. Deve avere uno schiavo sotto chiave e potessi spingere più in là di quanto Baltasar le permetta di fare. Cressa, ricordo quando pestavamo i formicai e poi li rimettevamo a posto. Le nostre prime morti. Spero che te ne ricordi da qualche parte. Vabbè, sono tutti schizzati male. Ma tecnicamente ce l'ho in parti. È Gale, però l'ho utilizzato talmente tanto poco. Cioè, dicevi, il mio personaggio... dovevo creare in realtà Lich. Sarebbe stato effettivamente figo. Andiamo di qua. O di qua si ritorna su.
No, di qua si torna da Ketherick. Io... Aspetta, c'è qualcuno che è rimasto indietro. Chi è? Signore? Oh. No one back home will ever believe this. Sta arrivando? Ok. Si era preso un attimo i suoi momenti. Andiamo a curarci così siamo sempre belli freschi. Anche quello è vero, Kyle. Hanno qualcosa che gli sta sempre... Ma poi chissà che cazzo di sensazione. Cioè, immaginate che vi sentite magari l'occhio che tremo, che fa le cosacce perché ci sta dietro il parassita. Ha perso di vista la bandierina. Verdi qua. C'è altra roba qui? No. Allora, togliamo questi check perché ci siamo stati. Tocca andare... Perché ho messo qua? Mi fiderò di me stesso. La telecamera. Quattro maghi sono tanta roba. L'ho fatto con un mio amico una volta. Tanta, tanta roba. In realtà i maghi, perché sono talmente tanto versatili... Questo lo esploriamo dopo. Sono talmente tanto versatili nel quello che possono fare e come. Soprattutto anche magari se li biclassi, che sono tanta roba. Un gruppo di artisti di strada. Andiamo, andiamo. Seguire la bandi. Guardate quante cazzo di concine. Ecco, pastore, tu non puoi riportarli in vita questi. Che palle. A meno che... No, madonna che bello. A meno che non lo faccio entrare in fight in qualche modo, ma... Allora, da qui, la volta scorsa ci sono stato poco e mi ero totalmente perso lui. Lui non l'avevo visto, ragazzi. Non so come cazzo è possibile. Sarà che ero sciolto a fine live. Una lista scritta con la meticolosità di un bambino. Certe voci sono sottolineate come per essere memorizzate. Regole del maestro. Viaggiare nel carro del maestro, lontano dai soldati. Non guardare la guida negli occhi. Restare nella luce. Restare nella luce. Restare nella luce. Vabbè. Lettera per l'assoluta. Tu trancio. No will sparks behind his eyes. His mind has been hollowed out. To better echo the commands of the collective. You could kill it, end its miserable life of enslavement. Surely that would be the humane thing to do. Or you could take advantage of its vulnerability and plunder what's left of its hollow mind for anything that could serve you. Cosa cazzo mi può essere utile d'entral svuotato che fa un lavoro a inoltranza? Ma non gli entro nei suoi pensieri, ma uccidilo. Non c'è, scusa, ma hai detto fino ad adesso ucciderlo per liberarlo? Che posto è questo? No, sorry. Here they become. Oddio, ho capito, perché cioè loro li mettono dentro il cervello delle persone non tanto per renderli proprio sottomessi, sì, nel peggiore dei casi se sono fighi, se sono potenti, ok, ma perché glielo fanno crescere nel cervello, li ammazzano, li portano qua e lui estrae il parassita. Ci sta, è una di quelle più forti anti-jazz, perché vanno entrambe su carisma, puoi fare delle porchettonate. Magari ti fa una spada griffata solune e la madonna. Dici sì, come volo che ti fai cavare l'occhio e ti dai il mega power up. Divenire cosa? Part of one mind. Four little feet dancing to same song. With a lurch, you realize he means the intellect devourers. Here, the brains are harvested, made part of the hive mind. Ah no, tu crei giustamente i divora cervelli. Ok, è molto più semplice. Sì, l'ho capito tipo adesso. Cioè, il resto è carne per chissà quale cosa. Cosa hai fatto a queste persone? Sicuramente gli ha mostrato come si fa il kebab. Ma che cazzo di domanda è? E se ti mandassi a unirti a tutte queste creature che hai macellato? Yes. Yes. Please. Madonna, no, dai. Ma povero Cristo. Ah, tra l'altro, prima di fare qualsiasi cosa... Dove?
Arma del patto. Però il fatto è che io adesso ho un più 15 a colpire. Se faccio questa si abbassa di molto, eh. Più 13, dai, neanche tanto, neanche di meno. Però adesso dovrei poter fare 3 attacchi per turno. Dove sei? Vieni qua, cucciolo. Your violence hasn't gone unnoticed. It's about to be returned in kind. Si è buggato tutto, ragazzi. Non mi fa muovere la telecamera. Non mi fa muovere niente. Ok, si è sbuggato, meno male. Carla oggi non è giornata. Sì, no, adesso lo uccidiamo. Il fatto che sono entrati anche i cervelletti, giustamente. Trancio, non scappare, perché sennò sono cazzi tuoi. Quanta vita c'hai? Questo quanto può fare? 1-8, no, ce lo teniamo. Ghoul. Guarda che l'aveva paralizzato, mo che l'ha ucciso. Dio Cristo, però. Dio Cristo. Questi comunque fanno sempre dei passi di danza, lo notate? Possiamo mettere Grease di sottofondo. Tu, vola laggiù. Quanto è bella l'host di Baldur's Gate, Dio Cristo. Vai, sciottalo. Mamma mia. Oh, ha paralizzato. Guarda, aspetta, facciamo veramente il test definitivo. Perché ha fatto uno. L'unico modo che c'hanno per paralizzarsi questi stronzi è se fanno uno. Ma cosa vuol dire? Ma mettigli la CD incantesimi del mago che li ha evocati. Serve una foto di corto, cioè facciamoci con la testa mozzata. Ma cazzo! Che cazzo davvero? Vieni qua, Gale. Quelli dovresti farteli tipo easy peasy lemon squeezy. Però mi sa che mi sono dimenticato. Non ti ho messo un multitarget. Benvenuto per la prima volta, Dragon Hill. No, il gioco non è assolutamente moddato nella prima run. E sì, siamo ancora in blind la prima volta a tutto tondo. Comunque, benvenuto, bello. Shadowheart. Ma sapete, tanto abbiamo i long rest spammati. Effettivamente. Cioè, vediamo che cosa sappiamo fare con tutti gli incantesimi. Madonna, che bella sta cazzo di roba. All out sempre. Tocca ai cervelli. Ha mancato un ghoul. Ha fatto un altro uno. Vai, pastore. Usa bomba a mano. La fight con Kedrick non si preannuncia buona, ragazzi. Tra l'altro c'ho 3 Eldritch Blast. Ok. Karlak, tanto tu hai il movimento di una gazzella morta. No, perché è una gazzella morta? È una gazzella impazzita. Corri laggiù perché tanto ci arrivi. Quanti metri c'hai? 21. Si sta evolvendo nel movimento. Mi sa che questo critta pure. Yes. No, non pare. Se mai la farò o la faccio registrata. Basta, perché sennò è lunga. Sta in vacanza sto passo. Sì, non ci sta prendendo una volta. Lo sta a fa per hobby, sta in vacanza. Il nostro consumare abbiamo e tutto c'è in abbondanza. Quindi ti fai magari gli esperimenti con le build a un certo punto. No, quello sì. Ma infatti, io ripeto, là si ritorna anche al... Ma quello non si toglie perché è concentrazione, ok. Cioè, come ho detto, secondo me la difficoltà del gioco a un certo punto la trovi soltanto all'inizio. Cioè, tu nel primo capitolo veramente magari ti devi un attimo più gestire per bene le cose, perché sennò te aprono. Perché una volta che arrivi al secondo capitolo... Cioè, tra oggetti magici, i livelli, e i pergamene, e le pozioni. Cioè, diventi un party di D&D. Per questo io spero, infatti, che il gioco vada sempre a rendersi... con più nemici, più roba più complessa. Perché sennò a un certo punto sei un party di dei che shottano tutto. Ma qua non c'è niente da fare? Grembo profano. Andiamo a destra o a sinistra? Come diceva Silvio, sempre a destra.
Grazie, Kyle, per la clip. Comunque, cioè, quella non c'ha senso come cosa. Ma secondo me è un bug, infatti, quella roba lì. Benvenuto, Capons. Come stai, bello? Qui? Preghiera del perdono. Madonna, te lo stai mangiando. Ma infatti io penso che se mai faccio un'altra run lo moddo poi, perché voglio anche vedere come la gente ci ha costruito sopra, perché comunque già è un gioco della madonna. Poi immagina moddarlo anche per bene. Benda per occhi, preghiera del perdono. Perdonami padre, perché non posso fare a meno di ammirare l'effetto. No, l'eletto del tuo nemico giurato. Il genio di Enver Gorta ci porterà lontano, ma non temere, quelli di Bane cadono sempre nella stessa follia, poiché non riescono a vedere la bellezza dell'obliterazione. L'imbroglio dell'assoluta raccoglierà il falso amore dei nuovi schiavi. Una volta che avrò costruito un esercito abbastanza numeroso, userò la nostra presa su di essi per dare inizio alla fine di questo vile mo... Vabbè, ok. Come al solito, ci stanno... Hanno fatto l'alleanza, ma stanno tutti pronti a incularsi a vicenda. Vabbè. Ok. Posso vedere il percorso attraverso il brillante piano di Gortash. Gordash Keteri, che io ci impadroniremo delle reliquie neteresi che controllano la corona. E poi useremo quest'ultima per dare inizio al grande piano Illithid. I tre morti, nemici secolari, i nostri terribili patroni, saranno amici per la pelle per un certo periodo. Padre, tu mi hai creato per essere l'ultima anima viva. Quando sarà il momento giusto e il mio potere sarà assicurato, massacrerò Gortash e Keterik sul tuo altare. Ah, ok, sta parlando semplicemente... Non credo con Mirkul. Cioè, però perché è un necromante. Però vabbè. Dove anch'io spero di morire quando il mondo stesso esalerà il suo ultimo respiro. Alla fine di tutto questo, padre, non rimarrà in vita neanche una creatura. Tutti moriranno. Tutti moriranno per te. Ti renderò orgoglioso. In fondo alla pagina c'è una nota scritta con una mano differente. Ah, Orin aveva ragione a riguardo. Chi cazzo è Orin? So manco se è un nome da donna o da maschio. Mi sembra neutro. Vabbè, sì, era una lettera di Baltasar. Sì, era Baltasar. Anche sì, ma io infatti spero che piano piano Jazz aumentino, ammettano tipo dei moduli extra. Ma come c'era su Divinity, che ti facevano randomizzare tutti gli incontri, dare i power up a cazzo. Appunti di Baltasar. Appunti di un esperimento scritto nella calligrafia precisa di Baltasar. A parte le sue ovvie carenze, non si può negare che il giovane Gortash abbia la mente di uno scienziato. Prima della sua ultima invenzione, la biblioteca Illithid non era altro che un insieme di cervelli messi in fila che fluttuavano nella brodaglia cerebrale. Con il suo congegno non abbiamo più bisogno di alcun potere psionico per accedere ai ricordi contenuti in essi. È sufficiente inserire il soggetto e parlarci direttamente. Ah, ok, hanno fatto uno scan di cervelli. Vorrei tanto che non fosse così impaziente di collaudare il congegno sui soggetti più recenti per conto suo. O che almeno non lasciasse i trucioli dei crani sparpagliati sul mio bancone. Tavoletta runica. Pietra della risonanza. Mente determinata, sono queste? Mente pura. Interfaccia dell'archivio mentale. Io ho paura di toccare tutto. Sì, ma infatti... Cioè, lo sto mangiando. E ok, non sono io che mi sono dimenticato un nome. Non l'ho sentito mai sta cosa. Meno che non sia il terzo tizio. Però se è il terzo tizio è per forza una donna. Magari è quella de Bane. Non Bane. De Ball. Ho voglia di sfondarmi di sushi. Vai, caponsora. Devo... Questa? Non sono esploso. Questa pietra fornisce la condizione beato a chi la trasporta. E coloro che lo circondano. Le pietre di risonanza accentuano le emozioni delle creature che si trovano nelle vicinanze. Sono vulnerabile ai danni psichici, quindi non dovrei portarlo. Sì, la stiamo esplorando piano piano. Buonanotte, Arlo. Grazie per essere stato con noi, bello. Io questa... Butta all'accampamento, perché andare contro Keterik con una roba che ti rende immune e vulnerabile allo psichico non mi sembra adatto. Mente chiusa, mente determinata, mente dilaniata, mente fresca, mente pura. Parliamo prima con la testa? O interagiamo con la testa? Empty vessel, nothing more. Lending voice to Elder Lore.
Dio Cristo, che cosa ansiogena, perché che cazzo ha fatto Baltasar? Tu metti il cervello lì e lei parla, lei ti dice quello che c'è nel cervello. Che cosa? Dio Cristo, e quale ci metto? Determinata? Sì, sono io. Paladino, originariamente della vendetta, adesso apostata per delle cazzate. E Warlock, perché nel mio flavor di roleplay ho immaginato come la mente dentro a... dove si chiama? All'artefatto mi ha dato i suoi poteri da padrono, però queste sono cazzatine mie. Vai. Pardon? Wouldn't need to phlegm all over Lord Gortest during my first performance, would it? Acoustics are a little off in here. Which is where exactly? Sapete che questa è una cosa, cioè se lei per sbaglio si accorge di essere neanche una testa, un cervello, chiedile cosa ha fatto l'estate scorsa. Non ti preoccupare. Lascia perdere. Dimmi un po' di Gortash. He heard me singing in Beggar's Rest. Said he needed someone to give voice to lost knowledge. A little over my head being honest, but the Lord has gold. I trust he knows his business. Now, I'd best warm up. Non ti preoccupare, già hai fatto il tuo. Parte come parli senza corde vocali, ma magia. Truly? And my ma said the singing would come to naught. Oh, thank you, thank you. Torna? Finalmente ritorna in mezzo ai... Però è un gioco a turni. Come fa a starci Kiryu? Dice vaffanculo alla turnistica. Togli la mente determinata. Prendi la mente chiusa. Yes. Karlach sta di paladino. Anche lei della vendetta versus Gortash. Però due livellini tattici. They won't be laughing much longer. Won't be any more of this. Known homes in the city, watch Brevin. This Gortash fella's got an idea. Kind of a training camp. Don't know how it gets me into the watch, but he seems a smart sort. Questa è una roba che ti fa indicare che veramente Gortash è al pari di coso, di Game of Thrones. Come si chiama? Oddio, Ramsay. E invece no, è quella la cosa infatti che un po' mi ha confuso. Il fatto è che in Baldur's Gate hanno tolto tutte quelle piccole rotture, cioè rotture, bilanciamenti. E se tu stai in ira col barbaro puoi smitare. Perché il fatto è che non viene calcolato come un incantesimo. Meglio così. Nel senso. Shh, this place listens. It knows. If we're going to escape, we have to be smart. Questa è pigliata per il culo. Dobbiamo usare il cervello. Astuti, giusto. Dobbiamo usare il cervello. Right. You get it. I've been watching, learning. This place is alive. A big thinking thing. And it needs our flesh to grow. I've seen them put corpses in the walls and they just melt away. So we've got to trick it, see? Make it think we're part of it. That's why the door's only open for... Wait. How did you get in here? Away, slave! They might have taken your mind, but they won't have mine! Aia, questo è tanto cosciente, ma ci posso un attimo interagire di più? Shh, this place listens. It knows. If we're going to escape, we have to be smart. Ah no, va bene, ok. Cioè, proprio sono... brutalmente rotti. Giustamente. Io pure che cosa mi aspettavo di più.
Sì, non puoi usare tutti quegli incantesimi veri e propri, ma infatti, come ho detto, io ho messo proprio due livellini per il roleplay, per il flavor. Vedi se t'ha dato un buff? No? Per adesso non credo. Dovrebbe... Perché io infatti sto cercando di capire se sta cosa serve a qualcosa o è per la lore. Forse mente pura? Every day he comes. Every day for three days. To ask me how I feel. I want to tell, but I am confused. Which day is it? Chi è questo lui di cui parli? We are his pets. His plan, Lord Gortash. Minchia, se è schizzato. E che cosa gli devo dire? Ah, perché lei in base al giorno che gli diciamo ci dice qualcosa di interessante. È il terzo. She whispers in my mind. She sings. Praise the absolute. E il secondo giorno? I hurts. Head hurts. But he says I'm past the worst of it. That I won't change like the others. He's given me a place of honor. So he can repeat his miracle. And a name. True soul. Allora, io non credo si possa vedere perché ho la webcam di merda, c'ho la cazzo di pelle d'oca. Lei è stata la prima anima pura. Ecco perché cazzo gli serviva sto macchinario. Qua è dove è nato quella roba che abbiamo letto nell'altra lettera, dove Gortash ha fatto la prima tizia con il parassita che però non si trasformava. Dio Cristo! Infatti Yoga sta tipo... E il primo giorno. The first, yes. 5 days since you put that thing in my eye. But the first day he came to visit. He says I am the last. That the other subjects have all changed. Parlami di questi altri. Separate cells. I never saw them. But when they changed. My head! I can feel them in my head! Mamma mia, Gortash comunque sei schizzato proprio. Vabbè, proviamo anche l'ultimo, mente fresca. My head hurts. Can I go back to bed, mommy? Io spero che abbiano utilizzato un doppiatore uguale. Questo non è qualcuno che abbiamo già sentito. No, ma infatti è una figata, ma perché si ricollega tutto di Cristo. Cioè c'ha un world building che giustamente tu dici una cazzatina, I Forgotten Realms. Però è una figata. Come sei finito qui? I live here. This is my house. Our house, right, mommy? We saw a big spiky snail that fell out of the sky. I'm just very sleepy, mommy. I wish you'd stop waking me up so much. È ora di tornare a dormire allora, buonanotte. Dio Cristo. E li ho messi tutti. Non è successo. Che è successo? Non è successo niente. Quindi forse non ho perso uno, ma vabbè. No, ma infatti starà da qualche parte. Tu non puoi saltare, pastore. Che prima la cutscene stava guardando l'orizzonte. Era tipo le... Che cazzo è qua? Era tipo Leonida. Ma guarda, io non lo vedo così impossibile, perché comunque col botto che ha fatto
potrebbero tornare. Per adesso il fatto che se stanno a riposare lo accetto, ma perché, come hanno detto anche loro, raga, vogliamo un attimo di pausa dopo gli anni e anni e anni. Però mai dire mai, perché o fanno qualcosa di nuovo, però ci stanno tanti modi magari anche per ampliarlo o fare piccole aggiunte del cavolo. Tocca. The console bursts into life, a mind touches your own. Alien and full of desperate need, but fragmented too. It is incomplete. It yearns to connect, but needs you to guide the process, linking each part of your mind to its like. Che cazzo è successo? Si è divertito Spider-Man qua? Inizia a manipolare la mente. Ma è un enigma. Ragione, memoria, emozione, parola. Ah vabbè, devo ricollegarli semplicemente di là. Però giustamente ognuno ha una via molto ben specifica. Quindi parola, devo collegarlo dove? Parola, devo collegarlo lì. Nell'allero, la via l'ho vista per la parola. Però aspetta, prima in realtà devo collegare questo qua, che è l'emozione. Quindi colleghiamo prima l'emozione. Qua. Colleghiamo l'emozione. In realtà ha già fatto una cazzata enorme. Posso resettarlo? Ho fatto una gazzata, perché in realtà non devo farlo passare lì, devo farlo passare di qua. Qui. Poi qua, poi qua, poi qua. Tu c'hai soltanto una via in cui puoi passare. Questa roba qua che cos'era? Vabbè. È la memoria. La memoria deve andare lì. Quindi qua, 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 qua. Ragione deve andare lì. Però mi sa che ho già bloccato tutto, perché sono un minchione, sì. No, ma in realtà non è così difficile, È che devo trovare in realtà quelli che devono essere fatti per forza. Perché ce ne stanno alcuni che sono collegati per forza a uno solo. Tipo... Intanto sta esplodendo un nocciolo nucleare. Tipo questo. No, ma in realtà l'avevo fatto bene. Ho miscliccato? Ah, ma potevo tornare indietro. Ma vaffanculo. Potevo tornare indietro. Bisogna trovare quelli che hanno soltanto un percorso specifico da fare. Questa era... la memoria. Madonna, comunque i rumori che stanno in sto luogo sono qualcosa di devastante per il cervello. Ma infatti tutto sto roba era va apri qua la porta. Oh! Oh, oh. E ci sta la mente vigile. Uno di quei cazzo di quadri. Your tadpole echoes, not with presence, but memory, tinged with loss. Blooms into a sudden fury, burying claws in your mind. Oh. And just as suddenly, pain and memory are gone, leaving only stone once more. Un echo. The grand design, the restoration of the Mind Flayer Empire, the dream of all Illithids.
L'ama delle anime oppresse. È un eco perché si sono incazzati che gli hanno fottuto poi il cervello. E cazzi e mazzi. Guanti risucchi a cervello. Quando infliggi danni psichici ai in bersaglio, rendilo preda di affaticamento mentale. Quando un nemico fallisce un tiro salvezza su carisma, intelligenza o saggezza contro un tuo incantesimo trucchetto, recuperi un di 4 di punti vita. Va bene, intanto grazie per il support con le pubblicità belli e anche chi ha fatto l'abbonamento. E questa è la mente vigile. Siamo appesantiti. Scusa, quanto? 5 kg. È la madonna. La lama delle anime oppresse. Ha una skill unica. Colpo della corona. Scatena i lamenti dei morti caduti sotto la tua lama contro il bersaglio e tenta di friggere corona di follia. Minchia. In realtà, frammenti di alcune anime defunte sono state imprigionate nell'acciaio. Infuriati, potenti, speranzosi o spaventati. Intanto insorsero contro i loro padroni Illithid. E tutti caddero sotto questa lama. Ora sono intrappolati per sempre e costretti ad aiutare i loro oppressori. Minchia, una lama Illithid. Porca troia. Adesso sì. Qua non si va sotto agli enigmi. Poi altre volte ci metto 4 anni. Ma quello è un altro paio di mani. Vabbè, manda all'accampamento tutta sta roba. Beh, deduco che allora la mente che ci serve è questa qua. E possiamo andare anche da Keterick. Però questa perché è nascosta qua dietro? Perché non posso? Ah, perché c'è un salto da fare. Buonanotte, Pasta. Grazie per essere stato con noi, bello. Dormi bene, buonanotte anche a te, Dav. Dormite bene, che domani ci sta la prima one shot redimata da voi, belli, su Witchfire, un roguelike FPS. Non perdetevela. Sì, madonna di... Che cazzo di bordello. Però madonna, perché nasconde? Cioè, quella non è messa a cazzo, quella è nascosta proprio lì. Perché è qualcuno che magari dava fastidio a Gortash e ce l'ha nascosto. Dov'era? Era... Qual era, mo? No, la mente pure è quella che abbiamo visto prima. La vigile. Fine bones, sharp jaw, some variety of elf, pretty enough for a flesh prison, if not the noble Getzerai features I was born with. I'd guess you're no willing guest of the gate either. Perhaps we might aid one another. Ah no, è lei la prima? Però quella, la testa pura, era la prima a essere chiamata anima pura. Cioè gli ha detto tu sei stata la prima. Questa è un'altra, questa era un Gizrei. Un Gizrai, che è quell'altro tipo di Git. Però chiediamoglielo, perché ho fallito il tiro. È un Git Yankee di qualche tipo? Oh, for a set of hands to slap your face. The Yankee lost their way the moment Gith threw down the Gate Empire. Only we, Zerai, continue the war to end the Geek forever. Only we fight them on their own battlefield, the mind. Okay. No, ma infatti l'ha detto lei e gliel'ho chiesto. Lei ti ha detto noi siamo i primi che hanno fatto a pizzettoni. Che tra l'altro si riesce a essere così tanto cosciente. Perché potrebbe essere... Se lei è effettivamente uno dei primi Git che hanno fatto a pizzettoni con l'impero, probabilmente fa parte di quella fascia di Git, non come quelli da adesso, che sapeva effettivamente controbattere contro i poteri psichici e cazzi e mazzi vari. Quindi è molto cosciente di se stessa anche in questo stato. Beh, sei sorprendentemente sana per essere un cervello sott'aceto. A Githzerai's mind is not so easily cracked. Our discipline was the very reason you were attacked. My order taught a psionic technique much feared by the Geek. They destroyed us for it and kept me as a trophy. I never broke, but I've spent all these centuries awake, aware. So here is my offer. Use your tadpole, erase me, and I will pass my technique on to you. You feel the oncoming void tug at the back of your mind and the edge of your soul. Your patron bids you caution before agreeing to this pact. The monk isn't telling you everything.
Bello. Questo è stato una sorta di tiro passato per forza su intuizione, perché siamo un warlock. Che il warlock se ne intende dei patti, cioè il warlock, la patrona se ne intende di patti, e quindi ha detto, oh, te sta cercando in culà. Se vuoi il mio aiuto, dimmi la verità. All right. The gate did not find my monastery. I led them there. They promised me immortality, and they gave it. I have been their rotting trophy for centuries. As her agitation swells, so does her latent psionic power. To your tadpole, that guilt and terror are almost fragrant. You realize the Illithids locked her away not as a trophy, but as a fine vintage. Please, touch my mind and purge it. The moment you do, my knowledge will be yours. Sarò onesto. Cioè, consumarla significa farla diventare parte di me, depurarla, invece è solo farla esplodere. La smangiucchio, probabilmente. Thank you. I wait. No. No. Please. Io invece sono un coglione. L'ho capita proprio al contrario. Niente F5, fine. Le scelte sono fatte ormai, salvo adesso. Sarò un coglione, ragazzi. L'ho capita al contrario. Vaffanculo. E questo, vedete, essere un analfabeta di merda. Ma mi ha dato qualche abilità, mi ha dato qualche passiva. Barriera mentale Gizerai. Avendo assimilato una scheggia di coscienza Gizerai, nella mente di questa entità sono state erette delle barriere mentali. Vantaggi di salvezza su intelligenza. Dovevo dire... No, no, ma fate bene. Cioè, lasciatemi alle mie scelte. Madonna. Di Dio dell'audio, torniamo indietro. Ah, vabbè. Non sarà quel non approva che rovina i rapporti. E niente. Raga, perdonate, ho proprio... quello, veramente, non sapere l'italiano, mi dispiace dirlo qua, ma ho fatto una figura di merda. Togliamo tutto. Andiamo da Keterick. Da Keterick Form. Bentornato, Star. Ci prepariamo. Certo. Tiri salvezza su intelligenza. Ma vogliamo eliminarli anche tutti si divora cervelli? XP. Siamo qua per epurare, no? Siamo qua per epurare. Tranquillo, siamo in due. Le po... Perché è giallo quello? Temporaneamente ostile. Perché immagino che sia tipo liberarla, cioè semplicemente la sopprimi, mentre nel primo caso fai quello che fanno i Mind Flayer, cioè è come se prendessi il cervello, ham, 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 e te lo mangi, la assorbi in te, qualche cosa di, del genere. Salve. Karlak, passo velato di qua. Allo? Dov'è l'ultimo? Oddio. Mentre l'altro è lì, tanto a questo ci pensa lui. Cioè, è semplicemente come lo fai, è come la metti... È come la mandi a fanculo. È come se tu prendi il maiale o gli fai la roba per ucciderlo in modo rapido, indolore, oppure lo sgozzi brutalmente, povero Cristo. Tu vai da questo, dovresti farcela tranquillamente. Perfetto. Tu vai da quest'altro, non hai abbastanza movimento, invece sì. Pastore, faccio fare a te. Vai, rendimi fiero. Come on, can't stay idle. Pastore fa veramente cagare,
have seen everything. Mi dispiace dirlo, ma il pastore fa veramente cacare. Io l'ho sottomesso tutto contento. Chissà, mo si mette a evocare i non morti. Ma che? Mando. Mi piacerebbe. Sì, è soltanto per fare proprio... come si chiama? Il privilegio del cane rabbioso. Cioè tu è come se c'hai un Doberman, ma in realtà appena qualsiasi persona ci si avvicina, quello va lì scodinzolando a fargli le coccole. Chi è che si è buggato laggiù? Ma perché voi dovete buggarvi sempre? Ma che c'avete? Madonna, sembrano i gatti o quelle unghiette che si attaccano sugli abiti. No, ma infatti tra tutte le vocazioni non morte per adesso, i ghoul, tanta roba quando, sai com'è, non muoiono come delle stronze o, sai, devono fare il fallimento critico. E un'altra roba molto bella sono anche gli scheletri, perché fanno uno sbreco dei danni. Fanno uno sbreco di danni perché fanno sia il danno necrotico che il danno dalla freccia. Gli zombie invece sono più che altro fatti per creare tanti zombie, perché gli zombie evocati possono fare quelli che spawnano mini e che prendono un danno per turno. Quindi potete fare una sorta di apocalisse zombie. Salve voi, eh. Io ho capito che ci sta l'astronavillidid, però Dio Cristo, eh. Però Dio Cristo. Oga, mi sa che l'hai missato. Due volte. Incredibile. Meno male che c'è sta Karlak. Ok. Buildiamoci prima di andare da Kedrick. Tu ti manteniamo i ghoul? Non lo so, dov'è evocare non morti? Sta qui. Evochi... dove stanno? Dio mio, me lo perdo sempre. Evochi due ghoul alati. Ah, ok, se ne sono andati gli altri. Infatti dicevo, che cazzo sta succedendo. Tu invece Shadowheart evochi gli scheletri. Li fai di livello 4, così ne puoi evocare 3. Abbiamo un po' di ranged. Riposiamoci. Ok. Let's go. Niente. Possiamo fare qualcosa di particolare? Qualche preparazione utile? No. Si va a spezzare le tibie. No! Bonnie! No! Metà dei minion avete lasciato su, brutti stronzi! Belle ste frasi che hanno detto. Il mio parassita è eccitato da qualcosa che sta qua sotto. Aspettate che abbiamo lasciato metà della compagnia dell'anello su. Poi è successo veramente. Dio Cristo, salite. Che belli che sono. Scusa padrona. Arrivo. Arca Traia. Siamo pronti ad aprire i culetti, figa. Apriamo tutto. Adesso arriviamo, ci aprono, ci smaidano sopra fortissimo. La compagnia dell'inferno. Arca Traia. Pure dei rincoglioniti, eh. Per come sta andando. Ok, salva anche da solo. Andiamo. No longer a background murmur. The presence in your mind builds to a roar. We've found it. The absolute is behind this door. C'è un problema, scusa, se l'assoluta sta qua dietro nel capitolo 3, chi cazzo affrontiamo? Entra. You said it was under control.
It isn't you I answer to, Gortash. Motherfucker! Gortash! Oh, the general voice. Is this where we salute? Salute, yes. With cleavers through his blood-starved flesh. How it crawls with failure, like flies on lick-wet carrion. You forget yourself, Auron. I have played my part. You've built an army for our masters, true enough, but what of the astral prison? A rogue true soul flaunting it under your nose all this time, and you ran from her. Sure that they would follow and deliver it into my hands here. If you would cease these distractions. The distractions have been yours, Ketherick. Perhaps we never should have dug your daughter up. So you haven't lost your edge, but you're still not as sharp as Auron, I wager. The Slayer against the Undying One, that'd be fun to see. His crypt breath sings to my sinews again, 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 again. But he must lead the murder march to Baldur's grave. If the weapon is truly in your grasp, Ketherick, might I suggest closing your fist? Auron and I can wait for you no longer. The plan proceeds. We're going to the city, and we expect you to follow, army and the weapon in tow. The Edict of Bane! The Lash of Baal! Testament of Merkel! An Elder Brain. One of the cruelest and most powerful creatures in existence. Enslaved by mere mortals. Look at that crown. It radiates with power unlike anything I've ever seen. To have it. To hold. Oh, if only I could. But I can't. This is it. I must do as Mistra commands. Tu stai calmissimo. Questa cazzo di cutscene. Scusate il gioco di parole. Che ha fatto anche Auron, perché ha detto Baldur's invece di Gate. Ha fatto Grave. In italiano non gira molto bene. Questa cazzo di cutscene. Una quantità de dettagli. Ma Dio Cristo, che bella! Perché ok, ognuno c'ha, è il campione di uno dei tre morti. Auron è una changeling. Cioè, io immagino il giocatore che magari non se ne intende di D&D, ma Auron è una changeling. Auron è pericolosa. Se poi è anche la campionessa de Baal. È una tizia che a piacere può cambiare aspetto. Che se può mimetizzare, è una fottuta furia. Poi è bellissimo che ha tutta la sua armatura fatta, credo, di pelle, di muscoli, perché non mi sembra un tessuto quello, mi sembra molto sanguinolento. Dio Cristo! E ognuno di loro c'ha una delle tre gemme. Lui nel petto, lui nel guanto, lei nel pugnale. Attento che macchie di bianco la delega, si stavo per sparare fortissimo. Perché se magari una persona non si infila molto, lei dice, vabbè, una persona, cioè, che ne so, è bianca, è quello strano colore, perché, che ne so, è de Baal. No, 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 è perché c'ha la pelle che costantemente muta, può cambiare. Sì, Gortash è umano. Gortash, infatti, ci sta come campione di Bane, perché l'umano, no, visto come la persona che cerca di fregatte, che te manipola. Io l'ho capito all'inizio atto 3, Auron che cambia aspetto.
Ma ci stava perché figa, cazzo. Però no, Gale, mani in culo. Dobbiamo arrivare al capitolo 3. Anche perché qua immagino che se glielo diciamo di farlo, che cos'è? È un... una di quei dead. È uno di quegli endgame. Cioè hai finito, sì, bravo, hai distrutto il cervello, l'assoluta, però game over, vai a fatta la trama principale. Cioè esatto, è game over, ma... cioè è come in quei giochi che ti dicono se vuoi tornare torna indietro, ti fanno tornare indietro, ti fanno bravo, hai finito il gioco. Bella, se siamo visti. DVD? Che di chi è figlia? Non ho capito, Victor, se mi stai chiedendo a chi sta sotto la nostra cara Orin, sta sotto a Baal, poi non so di chi è figlia. Però, vabbè. Gale, non puoi farlo. E non puoi condannarci tutti. What choice do I have? More than just a goddess counts with my courage. Whole worlds hang in the balance. Altro bel dettaglio. Perché il fatto della la concezione del multiverso, soprattutto per un personaggio come Gale, è molto concreta, eh. Ma tranquillo, Victor. In realtà non è di Baal, ma è di quello degli uomini pesce, di Baal. Fidati di me, Gale. Troveremo un altro modo. No, vabbè, ma Star, ma lo so, ma l'ho capito, ma peccato, perché se Gortash e Bane, Ketterick e Mirkul, automaticamente lei è di Baal. Cioè, i tre morti sono quelli, non è che ce ne stanno altri. Fidate di me. I do trust you. More than myself right now. Perhaps even more than Mistra. I have no desire to end your life, you know that. To end it? To struggle on. It is a grave choice you're making for us both. But if it must be so, very well. I'll stand down to stand by you. Bello. There we are. It wouldn't do to fight in front of our guest. Behold, Duke Ravengard, the Absolute. Whom preserve us? You wag your word flap in vain, Alderling. Once the worm holds the whip, your shredded flesh will serve us. Now, it's really time we were going. We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. And Ketherick, do try not to sulk. You're supposed to be the fearsome general come to conquer the city. And I am the hero who will save it. It is time, faithful ones. March on Baldur's Gate. We go to prepare the way. Scusate, Baldur's Gate non si accorge del cervello gigante del... ah, c'è proprio Mind Flayer. Lì vedo qualcuno. Ah, il canto probabilmente. Però quanto... allora, posso fare un attimo... momento simping. Quanto porca troia è figa. Orin! È proprio bella, madonna. Quindi... benvenuto per la prima volta, Maula. Ce lo godremo, sì. C'è il canto notturno, c'hai un sacco di non morti. Andiamo. There you are, as predicted. What is it, I wonder, that draws one toward death like a moth to light? You could have run away, absconded with the prism. The one thing that could prevent me from fulfilling my destiny.
But the lure of one's destiny is irresistible, isn't it? Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. E detto un po' in modo sarcastico. Ma la tizia la sta a destra intrappolata, sta, l'ho appena vista. E qual è il mio posto, Ketherick? Your place is to die so that I might finally live. Let us speak plainly. My Lord Merkel gave me the one thing I desired, the one thing no other god could grant me. My daughter's life returned. Her heart beating once more. For that, he asked that I serve as his chosen. Join Auron and Gortash to grow the cult of the Absolute, and then take control of it. He's never had a more devoted follower. I have fought great wars before, in the service of other gods and other powers. But for Merkel, I would condemn all of Faerun to death. You are all that stands between me and my destiny. And you have brought the prism here. I will kill you now. And then I will raise you as my servant. Qui è l'estremizzazione di un padre. E pur di salvare la figlia, di riportarla in vita, distruggerebbe tutto. Però ok. Ok. Tanto c'è una persuasione. Prima ero pronta a mostrare indulgenza. Non è troppo tardi. Puoi ancora pentirti. Oga ci prova una volta. Due. Alla terza te smaida in testa. Quindi è l'ultima chance che c'hai un attimo per redimete. Vai. 18. Onesto. Dovremmo averlo passato tipo pelo pelo. Repent. Would that even be possible? Perhaps. No. There is no repentance. No release. My debt can never be repaid. He is here. He is watching. He is listening. He is. You dare end one who belongs to me. I am the smile of the world-cleansed skull. I am the regrets of those who remain, and the restlessness of those who are gone. I am the haunt of mausoleums, the god of graves and age, of dust and dust. Avrei detto un mannaggia Pelor. Però è stato molto onesta. Quanto bella. Come ho skippato Ketherick? Ma davvero? Cioè, se è andato così? Era doppia fight?
E qui con noi ospite specialissimo delle forme mortali. Credo di me, ma infatti non lo so come prenderlo lui. Madonna. Involucro scheletrico. Perché lui credo... Lui è un apostolo. È una frazione del... Madonna, 320 HP. Penso che se n'è andata nel cesso. Vaffanculo. Forma immutabile, punizione divina migliorata. I suoi attacchi sono soffusi di potenza divina. Retaggio fatato. No, ma in realtà lui... No, lui è Ketherick. No, Mirkul è entrato momentaneamente dentro Ketherick e l'ha infuso. Perché c'ha appunto retaggio fatato, la punizione divina. Consumare i fedeli, usa una reaction per consumare l'anima di una necromita e ottenere ricompensa del mietitore. Che cos'è ricompensa del mietitore? Questa entità ha consumato l'anima di una necromita per ottenere la capacità di lanciare il dito della morte. Puttana miseria. Dito della morte. Porca si... Come succede, scemi? No, ma infatti perché sarebbe... Cioè, non è del livello... Che cazzo ne so a lui quanto sta. Damelin è ferita. E la cosa è canto un tutun che dobbiamo liberarla. E c'è un fottio di gente. Allora, Karlach, come si può liberare lei? Semplicemente devo andare a dargli una mano? Per dargli una mano ci vuole un'azione. Prima cosa da fare in assoluto, liberare il canto notturno. Non voglio che muore la signorina. Quindi, pozione della velocità. Dovresti essere trincata. Hai una doppia azione. Quindi dovresti stare a 26 metri. Fin laggiù ci arrivi? No, però puoi usare la tua prima azione per non andare in furtività. Tacci miei, stavo per misclicca. Per usare lo scatto. 51 metri di movimento. Buonanotte, Capon. Grazie per essere stato con noi, bello. Dormi bene. C'era scritto da qualche parte come posso fare per liberarla? O c'è qualcuno che la... Minchia, quanti cazzo sono? O c'è qualcuno che la sta tenendo? No, penso sia semplicemente dandogli una mano. Ah, proviamoci. Oh, ma tranquilli. Innanzitutto corri laggiù. Corri. Guardala come va. Salve signorina. Come sta? Tutto bene? Oh, ok. E join alla fight anche la nostra signorina. Resistenza. Oh, il primo nemico con una resistenza leggendaria. A più 10 al prossimo tiro salvezza che influenza più bersagli. Presenza di Mirko. Questa idea emana l'empia volontà del dio della morte. Infligge tocco gioia ad ogni creatura vicina. Ok. Bisogna essere tattici. Giustamente bisogna essere tattici qua. Tu qua sopra non ci puoi saltare. Peccato che stiamo iniziando anche da molto lontano. No, lui non... No. Perché sennò sarebbe stata una cosa per veramente il mondo di gioco abbastanza greve. Le... sì, è diventata una sorta di araldo. Cioè, una sorta, è diventato effettivamente un araldo. Vieni qua. Ok. Vola. Non puoi usarla? Allora, fai un salto. Lì. Sì, i dei hanno proprio una classe loro, fra un po'. Creator, destroyer. Gale. Gale. Tanto mi sono dimenticato prima di andare in fight di fare passo veloce per aumentare la velocità. Vaffanculo. Gale. Fammi aprire un attimo la borsa che c'ha la nostra cara Karlach. Ti prego, dimmi che ce l'ho. Dimmi che... Oh, ce n'ho una! Ce n'ho una, che culo! Ah! Ce l'ha scritto? In testa cosa è? Chi cosa? Perdonatemi. Lancia incantesimo. Vai qua. Vieni qui. Questi quanta vita c'hanno? 23, 14. Il boss. Aspetto del dio morto. Presenza di Mirkul. Cosa? Ma dici il livello? Oh, ah no, dici aspetto del dio morto. E poi è un apostolo. Ok.
Cazzo, siete sopravvissuti, brutte merde. Ma dai, ma siete sopravvissuti con un peto di vita. Siete sopravvissuti con un figa di peto di vita. Tu ci arrivi laggiù. Salta qua. Con il volo dovresti arrivarci tranquillamente laggiù. Attacca questo. Bravissimo. Non avviciniamoci a Mirkul perché ho paura. In realtà vanno eliminati sti involucri. La dama c'ha poca... cioè c'è un po' ferita. Tu invece salta boh, qua giù. Bisogna cominciare ad avvicinarsi là perché tanto c'è anche un Mind Flayer. C'è un Mind Flayer. Più che altro è che siamo tutti lontani. Ah, è vero, ma avete l'azione di scatto. Ma Dio Cristo, me lo dimentico sempre. Aspettate, signorini, che ci avete tutti l'azione di scatto. Scattare? Letteralmente. Me lo dimentico che pure i non morti di merda ce l'hanno. Vai, vai, vai. Aspetta. Senti la musica di Baldur's Gate, che bella. Tutti quanti avete fatto quello che dovete fare? Sì. Mirkul. Sguardo della morte sul ghoul. Sei sicuro? Non mi sembra. Richiamo del dannato. Dio Cristo. Ti faccio sprecare la tua resistenza leggendaria? Chi è? Tocco dell'aldilà, necromita su Gale. Contro incantesimo di livello 3. Accuccia. Levitazione. Vaffanculo, ma stordito. Pezzo di merda. Altri, ma proprio ogni turno qua vedo, Qua vedo ogni turno. Più che altro, aspetta, fammi un attimo capire perché ha attirato tutti quanti. Voi state lì, il Mind Flayer sta lì. I signorini stanno attorno ai Lin. Lì c'è l'involucro. Ah, aia. Però qua mi sa che devo mirare lui. Cioè è inutile che mi metto a fare robe particolari. Io devo mirare lui qua. Sì. No, non è Skyrim. Però intende che influenza più bersagli in realtà. Cioè quindi se è una persona che va a bersaglio singolo. Una persona, una roba che va a bersaglio singolo. Sono indeciso. Allora, castiamo in realtà velocità. Questo è soltanto uno. Velocità su Oga. Poi, visto che ce l'abbiamo la roba, trinca di una pozione della velocità. Così abbiamo un bel doppio incantesimo. E tecnicamente fai solo più danni? Sì, fai solo più danni. Cazzo che non ho incantesimi multitarget. Mannaggia a me, me li sono dimenticati di metterli glieli. Questo è un problema. Questo è un cazzo di problema. Perché quegli scheletri devo distruggerli tutti sti piccoli involucri. Se io faccio palla di fuoco qua non li prendo. Se faccio tempesta di ghiaccio li prendo peli peli. Ok, almeno li tolgo tutti dalle palle. Tocca alla nostra cara Karlak. Che dovrebbe riuscire tranquillamente a saltare lì. Scende prima, dice vabbè faccio... Vai, leppa. Gli meniamo perché gli meniamo. Quanto c'ha DCA? 19. Tu madre.
O pariamo un attimo il culo a Eileen. Anzi, fai un attacco su di questo. Così ti prendi un'altra azione bonus, effettivamente. Gatto, grazie per il support con le pubblicità, belli. E... dov'è? Non possiamo usarlo. E allora si va a menargli. Si menano. Vai, togliamo dalle palle pure lui. Con l'ultimo si va di nuovo da lui o ci sta qualcun altro che non sto vedendo? C'è il piccolo non morto lì, eliminiamo lui, vai. Niente minion oggi. Tu cucciolone, ci arrivi là? No, però puoi usare il salto per andare qua. Volo, te ne vai lì. Potevo aspettarmelo. Potevo aspettarmi che Mirkul avesse una gittata della Madonna. Prova ad attaccarlo col 20%, non lo prenderai mai. Non morto, vai qua. 100% con lo svantaggio. Ok. Non gli faranno niente perché sono tipo immuni ai necrotici. Me la fai muovere, Oga, Dio Cristo? Oh, non me la stanno facendo muovere, eh? Non me la stanno facendo muovere. Meno male che c'è Eileen. No, che cazzo stai a fa? Acucia. Mettiti le mani in culo, non mi toccare la dama che è l'unica che sta facendo danni. Allora, Oga è spaventata. Fortunatamente abbiamo Shadowheart. Ci abbiamo qualcosa che possiamo fare per togliere spaventato? Non credo. Petrificato, affascinato. Questo? No. Non mi ricordo. Aiuto? Cioè, aiuto può togliere affascinato? Serio? È spaventato là? No. Non può togliere spaventato. Oppure ho letto male io. Incendiato, intrecciato, intrappolato, invischiato e prono. È a quanto pare no, Star. Che posso fare? Posso tirargli una botta. Vediamo se c'ho qualcosa nella borsa di Garlak, dai. Perché Oga deve andare là sopra a menare, quella che fa danni. Dio Cristo. C'ho esilio, c'ho legame planare. C'ho carne di pietra, forma gassosa. C'ho globo di vulnerabilità, che è tanta roba per fare delle robe. C'ho disintegrazione. Ma perché mi sa che l'unico coso che può toglierla è coraggio, probabilmente. Coraggio è l'unica cosa che ti può togliere dalle palle sta roba qui. Pergamena della confusione. Dominare persone. No, Oga, devi rimanere spaventata per un turno. Cucciolona, mi dispiace. Quindi diamo da qui un bel buff a tutti. Sali sopra. Sto Mind Flayer mi ha rotto onestamente i coglioni. Però mi conviene fare questo. Ah, cazzo, non gli posso dire di lasciare l'arma. Peccato. E allora se andiamo con questo, così dovremmo farci anche il Mind Flayer.
fuoco. Minchia. In realtà, Mirkul sta lì lì. Tu sei... Ah, però sei spaventata, ma puoi comunque fare le tue azioni, i cazzapippoli e compagnia? Seria? E allora a sto punto aspetta. Cioè, se puoi fare qualche cosa, io ti faccio bevere... Bevere, perdonate. Ah, no, non è questa. Fatemi spippolare. No. Sì, devo stare attacchi d'opportunità, che una volta che stai là sopra te la prendi. Ma se io utilizzo quell'anellino che abbiamo droppato, dov'è? Dovrei avere un'abilità particolare, che è questa qua, esortare i re di vivi. Se io ti dico lascia la tua falce, ho il 35% di chance che la droppi. Che cos'è questa cosa? Su saggezza. Aspetta. Stai calmissimo. Allora, dov'è? Saggezza tira con svantaggio sulla saggezza. Questa cosa qui è su saggezza. dai che se il culo ci assiste è una figata. Maledicilo. Droppa quella cazzo di falce. Il 35%? No, perché questa è un'abilità di un anello leggendario, Jazz. Dai, te prego. Ci ho provato. Meglio tentare, no? Se io ti lancio di sotto, non muori. Questo non posso fargli niente. Sofferenza maligna non gli può fare niente. Corona di follia non si può utilizzare, perché per il gioco questo non è un cazzo de non morto. E allora sai che te dico, toh. Per quanto... Non la vuole mollare quella falce di merda. No, signore. Karlak, stai attenta. Gira attorno. Piano. Piano. Pezzo di merda. Muori. Ok. Mirkul, l'hai mai sentite queste parole? Plus ultra, brutta vacca. Vai. Bravissima, Karlak. Secondo. Bravissima, Karlak, ancora. Terzo. Madonna, un altro crit. Questa è la mia cazzo di moglie, Dio Cristo, la voglio così, che mi apre il culo. Va benissimo, morto l'apostolo. È andato il plus ultra davvero, ragazzi. Non me l'aspettavo. Sali là sopra, Gale. Ok, lì ci sono altri involucri di merda, di là ci sta un non morto. Allora, gli involucri di merda, io continuo ad eliminarli. One by one. Vai. Togliamoli dalle palle. Gale è veramente... serve soltanto a quello. Coltello di ghiaccio. Lo facciamo di livello 2, così ce l'assicuriamo. Ti immagini un Halfling con quella falce che fa tipo baionetta, la sbatti e poi fa con... con il momentum. Gale, che merda, Dio Cristo. C'è Kedrick dentro, sì, ok, non è... cioè, semplicemente che l'aggi che è evoluto. Colpo di scudo! Nye. Comunque i miei cazzo di paladini sono incazzati come delle faine. Quindi il colpo finale lo dà Oga. È quasi poetico, Dio Cristo. Death won't take me yet. Zio, puoi schivare quanto ti pare. Un colpo t'entra.
Impossible. Death cannot take me. I am its master. My lord, hear me. Nothing. I am forsaken. You have no idea what you've done. Isabel. My sword, my fealty. Do what you must, then we fly this foul place. Famiglicidio. The chosen of Merkel is dead. Permanently, this time. Minchia, però questo, secondo me, le diventerà... It's in his armor. Take it. Sì, adesso la prendo. Il fatto è che lei, secondo me, pure diventerà, non dico un'apostata... Però lei tutti sti anni di torture l'hanno macchiata. Minchia, quella era proprio furia, cioè quella era rabbia. C'è un po' di sangue in questa violenza, eh sì. Quella era proprio rabbia. Che cazzo siamo finiti nel Wyoming? Colpa mia se non ci sono cartelli. Benvenuti belli, come stai Tiborso? Grazie per il raid. Benvenuti. Famiglicidio, ma lol. La mia ascia, il mio arco. Ah, praise the Sar, come state? Minchia, era incazzata proprio. Lei potrebbe togliersi dalla via del paladino giusto, però, eh. Come stai, bello? Allora, adesso la prendo la gemma. Dammi la sua armatura! Voglio la sua cazzo di armatura! Dammela! No, non quella. Dov'è? In death, the body is cooling, but energy radiates from the stone. Remarkable, truly. And now the picture comes together. The Absolute is neither God nor man. It is the Elder Brain you saw, held here by those three against its will. The crown it wears controls it, and these stones control the crown. It has been dominated. To master an elder brain, to subdue it. Our enemies are formidable. Questo che cazzo è il momento spiegone? Cioè, se tu ne hai letto un cazzo e ci hai capito niente, lei dici, guarda, più o meno la situazione è questa. Io tutto bene, abbiamo appena fatto una boss fight molto molto bellina. Però, sì, esatto, tu sei uscita dal prisma. Come... Fammi vedere. Come sei riuscito a uscire dal prisma astrale? A temporary reprieve, but a welcome one. With a brain on its way to the city, its influence here is weakened. Ok, vabbè, le gemme non glielo chiedo neanche, saranno gemme piene di mana, neteresi o qualche roba, va. Giusto per la lore, dai, che sono queste gemme? The crown's marking suggests it was forged in Netherreal, an ancient empire whose mastery over magic rivaled that of the gods. It is a crown of domination. The stones were taken from its crest. They are netherstones, imbued with the ability to control the wearer of the crown. The crown's netheries magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their potential.
And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasite, I dare not imagine what it is doing to the brain. Netherese? These chosen are powerful indeed to have such magic in their command. Per farvi capire leggermente il livello di potenza, no? Vi ricordate quando nella scorsa live vi ho spiegato che un tempo c'erano gli incantesimi di livello sopra al 9 in D&D? Ecco, avere queste gemme ti permette ben un male di utilizzare incantesimi e una potenza magica ai livelli tipo incantesimi livello 12, 13. Cioè, quella solfa lì. Comunque, buonanotte Ghiborso, grazie ancora per il ride, bello. Dormi bene, non ti preoccupare. Vabbè, questo proprio devo farmele tutte per forza. Sai chi sono i nostri nemici? One of them I know, Lord Enver Gortash. An arms dealer and a slaver. A worshipper of Bane, the god of tyranny. The other is a mystery to me. But the way she spoke, it is most likely she follows Baal, god of murder. Ketherick was a follower of Merkel, which means the Absolute is a front for the gods of death, and our enemies are the chosen of the dead three. Ripeto, ho scritto insieme a quelli di Baldur's Gate la trama, cioè quello che ho detto proprio qualche live fa. Meno male, però figata. Sì, ma la dea l'ha banditi. Quando è ritornata in vita, Mistra ha fatto, ragazzi, solo dal 9 in giù, perché se no fate bordello. A mamma non mettete le manine dove non dovevate. Tacci vostra, tra parentesi. E che facciamo ora? We prepare for the fight of our lives. And the lives of everyone in Faerun. The army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. Within the city, an elder brain, brimming with power, ready to turn everyone within its reach into mind flayers. All it needs is an order the Death Gods Chosen are on the cusp of giving. We must wrest control of the brain from the Chosen before that happens. We must take their stones. Our chances of success are slim, but we must not fail. If we fail, everything ends. I will be your shield, but you must be the sword. And when the chance comes to strike, you must take it, for there may only be one chance. Ok. C'è l'armatura. Benvenuto, Matt. Come stai, bello? Buonasera, buonasera. Non so a che livello c'è una spella che ti dice muori, niente fa morire. Sì, quella è parola del potere morte, ma pure quella c'ha dei limiti. Per esempio, se stai sopra i 100 HP, tiri salvezza e cazzi e mazzi vari. E comunque è una spell slot molto alta. Però andatevi a spippolare incantesimi veramente tanto tanto alti. Ma anche per esempio cose come desiderio, che desiderio è l'incantesimo più forte che un essere mortale può utilizzare, per dire. Come siamo finiti su Shrek Star? Desiderio è letteralmente esprimere un desiderio. Quello che tu dirai con le tue parole prenderà realtà. Poi, per carità, nel gioco cartaceo è la discrezione del master, ed è un incantesimo che te scioglie il personaggio, non che lo fa morire, ma non sta poi bene, perché il fatto è che esprimere un desiderio all'interno dei Forgotten Realms molte volte viene visto come banalmente dico questa cosa e succede, ma è letteralmente un riplasmare la realtà. Cioè, se tu dici X magari non è mai morto, succederanno tutti incartamenti, modifiche, cazzi e mazzi vari che praticamente fanno implode tutto per non far succedere quella cosa. Niente più vampiro? No, l'ho tolto la volta scorsa. Ah, è vero! Dovevo farlo biondo! Fammi vedere, lettera stropicciata. Papà, ti voglio bene, tanto bene da Iz. Madonna. Scudo di Ketherick, ottieni un bonus di più una del CD degli incantesimi. Questo è di Shadward. Non glielo toglie nessuno. Respinta di scudo. Nel teatro dei sogni, Ketherick uccideva sua moglie ogni notte. Non era così che andavano le cose, ma risveglio guardava sempre nell'oscurità con il volto lungo e solenne e pensava intanto... Carla, che balla. Ti tengo in vita con i miei ricordi, amata. Ti uccido con ciò che sono diventato. Ma anche quello... c'ha dei limiti, Nimu. Per esempio, se è morta una persona proprio di età, non la puoi riportare in vita con nessun
cucciolo di modo. Non puoi, perché è andata, ormai si è spenta. Però gli incantesimi, quelli più grandi, se è morta da 1000 anni, puoi ricreare il corpo, puoi cambiargli anche razza, quello sì. Cioè, diciamo che comunque gli incantesimi livello 9 sono OP. Cioè, diciamo che pure la scusa del togliere quelli dal 10 in su è più perché i creatori del gioco hanno fatto, raga, che cazzo di divertimento c'è nel dire ok, uso un incantesimo e sciotto una città? Non c'è utilità. Martello della guerra di Kedrick. Il peso di questo martello è incentrato su una pietra portante di ossidiana, incantata alla base della testa. Alcune notti prima di andare a letto, Kedrick dava un'occhiata di nascosto al martello, pensava alle pietre e si chiedeva quale aspetto sconosciuto del suo cuore portasse il suo peso. Madonna. E l'abbraccio del mietitore. Una classe armatura 19, riduce i danni di 2. Rigidità del mietitore. Quando questa capacità è attiva, non puoi essere spostato contro la tua volontà da nessun incantesimo azione, ma subisci svantaggi e tiri salvezza su destrezza. Ululato della morte. Emetti un ululato agghiacciante che intorpidisce ogni creatura. Intorpidisce che fa? Dimezza la velocità di movimento. Velocità di movimento dimezzata. L'incantatore ha vantaggi e tiri per colpire contro di essa. Yo. Il petto e il collo di questa armatura sono circondati da pesanti ossa e denti d'acciaio, come a formare un grottesco esoscheletro che inghiotte e protegge chi la indossa. È vero. Quella non è la resuscitazione pura, è reincarnazione, vero? Sì, infatti c'è il globo interesi di Gale, 2 punti, game over. Sì, se lo attivi esplode tutto. Vabbè, qua togliamo, sono ingombrato. Fammela vedere esteticamente, vabbè, quella... Madonna... Chissà se posso ricolorarla anche questa. Credo di sì. Allora, questa per adesso mandala all'accampamento. Beh, scusa, Kedrick? No, ma non ti danno i gambali e il resto, infatti. Ma che merda. Il personaggio non può essere un non morto. Ma guarda, se viene gestita bene dal master, anzi, è una cosa molto interessante. Come al solito, il fatto è che bisogna bilanciarle le cose. Il colore sì, non mi intriga molto, ma magari colorandola di qualche altro colore ci sta. Manda anche questo all'accampamento, che siamo pesanti come delle madonne. Manda pure questi. Forse sì, per non lasciarlo come uno stronzo come Mintara, che era in mutande. Vabbè, ma qua non credo ci sia niente di utile. Il grande piano, dov'è? Oh, là sotto c'è roba. Oni! Buoni! Dov'era? Vabbè, questo mi sa che lo sappiamo. Dettato allo scriba Iantus da Enver Gortach, il grande piano e l'ambizione della specie Mindflay di tornare ai giorni della loro grandezza conquistatrice attraverso un atto di improvvisa ceremorfosi di massa, dando al cervello antico al comando generale un implacabile esercito di guerrieri schiavizzati con cui sconfiggere tutti i loro vecchi nemici, umani e umanoidi, Githyanki e Ulitarid. Madonna, che cazzo di... So, dovrebbero essere, mi pare, gli Illidid buoni, ma non mi ricordo bene. Ovviamente questa è una follia delirante, una megalomania su scala cosmica. E io so bene come sfruttarla per i nostri scopi. Aiuteremo i Mindflayer a mettere in atto il loro grande piano, ma solo nel modo che ci conviene. Essi avranno la loro crociata da schiavizzare, ma agiranno a loro volta come nostri schiavi. E noi stabiliremo il come, il quando e il dove della loro grande epidemia Illidid. Per essere precisi, sarò io. Gortash a stabilire queste cose, dato che comandare il grande piano è chiaramente un compito da banita. Conviene che raccolgo le prove, ma tanto non ci chiederà nessuno, Cioè, magari, sai, raccogli questo se può servire. La fine dell'assoluta? Sotto questo libro sul culto dell'assoluta e sui pericoli che presenta, scarabocchiata questa risposta al testo. Questa sciocchezza scritta in fredda e furia è senza dubbio animata da buone intenzioni. Il suo autore è chiaramente in preda alla paura dell'assoluto. Il problema è che confonde l'ascesa del culto con altre cose come la morte termica dell'universo. La resurrezione di Vecna, il Lich con un occhio solo. La proliferazione degli eccessi necromantici e persino l'appassimento di alcuni frutti importati dal Schult. Questa persona ha bisogno di un bicchiere d'acqua e di sdraiarsi. Allora, non so se questa è messa per il meme, ma mi sa che è tipo la campagna... Cioè, è una memata. È la campagna scritta da un master.
Lord Gortash, il comitato dei Patriar preoccupati desidera estendere l'invito a un incontro formale presso il Gran Palazzo per discutere i piani a breve e a lungo termine per il sostentamento economico di Baldur's Gate. Giovedì 12 a mezzogiorno sarà servito un pranzo. Possiamo presumere la vostra presenza, Lord Irrillian, presidente. Questo lo prendiamo, magari posso usarlo per infiltrarmi. Coltello, amuleto dell'assoluta, si fotte. Piani di invasione della Costa della Spada, beh, questi l'avevamo già letti la volta scorsa. E via. A maggior ragione, se te, cioè, anzi, se è così complessa come roba e te ti piace ruolarla e il master si impegna dall'altra parte, puoi fare delle figate. E chi non c'ha bisogno? Di che cosa, perdonami, sono rimasto un po' indietro, ma dici delle prove? Portale verso la superficie. Via. You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down there? It's all of this because of him. The tadpole, the absolute. How? Sembra che sia un servitore di Bane, come Ketherick lo era di Mirkul. Chissà quali poteri ha acquisito dall'ultima volta che avevo da che fare con lui. Ah, di un bicchiere d'acqua e di sdraiarsi, sì, di fare... Ah, basta! In realtà era lo sviluppatore del gioco, diceva, raga, me sto a fatica. I'd never have protected a Baneite even a decade ago. I looked after that fucker with my life. I trusted him. He gave me away to Zariel without a second thought. And now he's looking to ruin the entire Sword Coast. He has to die. And I'm gonna be the one who kills him. Cazzo. Lo faremo insieme a qualsiasi costo. He can't get away with what he's done to me. To us. He won't get away with it. Gale? Ah, questo è proprio ritrovo. Madonna. Quindi abbiamo finito veramente il capitolo 2. Che bello. Finalmente. I can't help but feel like I've been fumbling in the dark for too long. And I've just had a lit torch thrust into my hands. Sembri di buon umore. Pensavo che arrivare un pelo dall'esplodere ti avrebbe reso un po' più mogio. Indeed. Under other circumstances, I might have been subdued or ashamed. But after what we saw, I must admit, I'm excited. The crown! The one the Elder Brain was wearing. Netherese magic. So pure, so complete, that I didn't even recognize it at first. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power, the ghost of an echo of a memory. That crown was different. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter. It exists. I must learn more of it. Stai calmissimo, perché se stai pensando di ascendere a divinità tramite la corona, buono. Si vede proprio che sei... T'hanno fatto proprio quello stampino da mago classico. Tra l'altro, Maula, grazie mille per il follow e benvenuto in taverna. Sei arrivato un pelo dall'ucciderti. Cambio di scena. Sei arrivato un pelo dall'ucciderti. Forse ti serve un attimo di cazzo di pausa. I know what nearly happened, and I'm sorry for putting you in that position, but I've stepped back from the precipice now. I've seen what may prove to be another way, a better way. That crown sits on a gargantuan elder brain bent on destroying us and everything we hold dear. Understanding its true nature might unlock the means of our victory. We need to learn more about what we saw. An artifact as powerful as that crown must have been documented somewhere. As luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep, Sorcerer's Sundries. I need to go there and learn all I can. Ok, no, forse non la vuole per qualche... Però mi sembra strano, mi sembra più interessato all'ottenerla, utilizzarla, che allo studiarla.
Sarebbe figo se fosse così Star, ma sarebbe una figata assurda. Poi si ricollegherebbe un sacco bene anche agli altri giochi. Quindi vuoi solo andare a fare acquisti? Book shopping? But yes. Their collection of rare tomes is unparalleled. Netherese texts are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. Non sarà come Astarion, ma è un mago comunque. I maghi, soprattutto quelli umani, sanno essere molto molto pericolosi e ci ha addirittura abbizzito. No, aspetta, fammi recuperare. Quanti buff ho? Infiniti. Andiamo da Dama Aelin. What's up for discussion? Aelin. Isabel. My love. You were dead. I saw your body. I'm here. And so are you. And my father, he can't hurt us any longer. I dreamt every night that you'd come back to me. That somehow it was all a nightmare Dawn would undo. I had no dreams at all. Nothing but darkness. And when I woke, my father said you were dead. His soul was poisoned by the god of death. His sick devotion ruined him. But for all his sins, he brought you back to me. Are you all right? I will be. And you? In this moment, I want for nothing. There you are. This is Aelin. Aelin, this is... Oh, but we have met. This is the soldier that freed me most valiantly from the Shadowfell. They watched my boot crush the very brain of villainy, and fought well against your changed father. May he rest in peace at last, now that he's dead. I have more to thank you for than I knew. And we have much to discuss. Perhaps we could join you in your camp later. Detto che dovete fare le cosacce, vero? Ne sono sicuro di questa cosa. Le ali semplicemente l'ha tolte perché è un Asimar del livello 10. Gli Asimar a un certo punto proprio le sbloccano de razza che possono... Puff, le poppano fortissimo. Evviva Yuri, prendetevi una stanza. Più che altro la cosa che mi ha sorpreso è che io sono abituato con Karlach. Quindi l'altezza bene o male è uguale. Lei è una tappa rispetto ai... Come cacchio si chiama? Aelin. Lei è una tappa rispetto a questo cazzo di Asimar. Vabbè, questa è l'ultima volta di incoglioniti. Cioè, ma... Senza offesa. Siete le benvenute. We look forward to it. You there, Sharon. By the fires of your camp's hearth, we will discuss all we must. I'll be ready. Whatever you have to say, had better be worth your life. Now, you will leave us. We must take succor in one another's bodies and words. Aelin! We'll see you later. Ma scusa, ma hai mai detto in modo formale e gentilmente che te la stai andando a bombare? Perché in italiano non è che... È uscita proprio bene. No, per carità, le tappette sono bellissime a mani basse. Però il fatto che dalla cazzi non mi aspettavo che ci fosse. Perché poi gli si è messa a fianco. Ho detto, aspetta, ci stanno tipo 40 centimetri. Perché in inglese gli ha detto, dobbiamo godere del nettare l'uno dell'altra. Ci ha detto sta roba del genere, no? Andiamo a scopare, arrivederci, sì. C'è una mod.
Cioè, c'è una mod per raggiungere in realtà un fottio di razze giocabili. Oh, c'è anche Art qui. When Duke Elton forms the Flaming Fist, he saw out people of courage and honor to fill its ranks. You saved Daniel, lifted the curse, and killed an immortal. It's safe to say you'd have been recruited in an instant. Più che altro ora che ci penso, pure la storia d'amore dei Lin e Isobel non è tanto bella, eh. Una è Nasimar immortale e quell'altra credo sia una mezzelfa, quindi 200 anni. Però io ho capito che una entra dentro, può essere anche quello, perché io ho sentito Nectar, quindi io pensavo, ho tradotto un po' così. Che mi dici dei pugni fiammianti che hai incontrato qui? Cosa pensi di loro? They are different to what Duke Elton envisioned, and I can't comment on Duke Ravengard himself. But I've seen the respect he inspires in the Flaming Fist, and that tells me all I need about him as a leader. I hope you can save Duke Ravengard for the good of Baldur's Gate. Bellino. Vieni con me, mi farebbe comodo l'aiuto di un pugno fiammante. Dobbiamo prendere alleati, no? Thank you. But look at me. I'm a relic, a glimpse of history barely strong enough to stand on his own two feet. Besides, Daniel should have someone here when he wakes up. It's the least I can do. Lui bene o male è Capitan America comunque. Cioè un umano che è stato addormentato, intrappolato per tipo un centinaio, 200 anni, e adesso si ritrova, cioè, da un'altra parte totalmente. Mi spiegate perché Torri dell'Alba Lunare se è una? Lo sai che non ne ho idea. Magari originariamente erano due? Oh, oppure ho sempre letto male io? No, ma potrebbe essere sicuramente Star. Comunque ancora ci posso pensare alla differenza d'altro, perché io sono abituato a due strong waifu enormi, Oga e Karlach, che si lanciano in giro enormi, altissime. Vabbè, buona fortuna. You too, my friend. Thank you. From Daniel and I. Ok. No, infatti c'è scritto Torri dell'Alba. L'hanno sbagliata la traduzione proprio basilarmente. C'è qualcun altro di interessante? Dai, andiamo da Alcin. I swear, I can already feel a change in the air. Like the curse itself knows its time is short. In realtà prima ce n'erano due, Starzi. Vabbè, se ne sta andando. Pensavo parlasse di più. Nathaniel? Che poi non è Nathaniel, è Daniel. You did it. Catherick Thorm is no more. The shadow's grip is broken. Soon, the land shall heal. Lieta di essere stata utile? Not as glad as I am. Nature moves at its own pace and bestows its bounty when it sees fit. Give it time. A reward shall come to you. When you need it most. Ok. Buonanotte, Star. Grazie per essere stato con noi. Bello, dormi bene. Che tra l'altro adesso ho capito. Ho capito perché tu stai con noi. Perché giustamente, se lui è Jergal, quello che prima gestiva il dominio della morte, noi stiamo contro i tre tizi che si sono messi al posto suo. Ecco perché sta con noi. Ci vuole dare una mano. Adesso si ricollega il puntino, Jaira. Our enemies spread like grub rot. Treat one patch and two more bloom in its place. An elder brain bound by lost Netherese magic with servants of the dead three holding the chain. Reminds me of old times. Bella sta frecciatina ai vecchi giochi. Beh, queste sono per ricollegarsi agli altri giochi. Sembra quasi che tutto questo ti diverta. Aren't you? Sto cominciando ad apprezzare la situazione. When we met, I was licking my wounds.
An old bear with her leg caught in the hunter's snare. Now I've slipped free of the trap and rediscovered my claws. It's time for me to hunt my prey. You have a netherstone, and you're on the scent of two more. These chosen have reason to fear you, and I would like to be at your side when you confront them. Fatto grazie per il zappo della pubblicità anche a chi ha fatto l'abbonamento, belli. Vabbè, perché lei in realtà vuole andare a cacciare quello de Baal, perché lei è collegata a Baal più che altro, cioè pure Bane, per carità, eh. Non è che è propriamente però sarei felice di averti al mio fianco. Glad to be there. Falling foul of Catherick convinced me that my grand adventures were behind me. That even if I survived, I should hang up my blades. But you convinced me otherwise. We ventured into darkness together. Now we've come out the other side. I'd say I'm feeling a little refreshed. When we reach Baldur's Gate, there will be even darker paths to tread. I will follow you wherever they lead. Aspettami all'accampamento, adesso siamo full. How does it compare to a shadow-cursed inn? With the Absolute's army gone, the Risen Road should be clear. We can follow it all the way to Baldur's Gate. There's a Harper's safe house in Worm's Crossing. Denthalan's Dancing Axe. We'd do well to check in with them before entering the city proper. Beyond that, our course is yours to set. I can recall how to take orders as well as give them. Ma quanto cazzo sono belli i doppiatori comunque. Madonna, il doppiaggio è qualcosa di unico. Allora, prima di parlare con lui, che credo sia la fine del capitolo, cioè per andare avanti, vorrei finire anche dai Tiefling. Pugno fiammante con Alfira e basta, manca, no? You're here. Good. That's good. Tutto bene? Me? Oh, I'm fine. I'm just worried about the kids. Morla's still missing, and they haven't taken it too well. I've been trying to cheer them up. We're writing a song together. But I think they're just humoring me. Secondo me invece lo apprezzano. Maybe. I'd love to put on a show just for them. But it's boring if I'm the only one playing. I need another bard. Maybe I'll find one in the city. Until then, the kids and I shall work on our masterpiece. Ah! Prima non la sapevi questa! Adesso la sai! Sai Lost in Baldur's Gate! Ma aspetta! Aspetta! Chissà se ci sta qualche cosa. Però mi sa che non mi fa nessuna interazione perché non sono un bardo. Che bello il violino. Carla, che balla! No, mi sa che solo se sei un bardo puoi fare qualche interazione. Peccato. That was a blast. Thank you. I hope we get to play again sometime soon. Oh, ok. No, potevi farlo effettivamente. Voi piccoli. Why yes. Once Alfira is done with this song, we will be looking for patrons. All coppers welcome, pal. Va bene. Va bene. Abbiamo chiacchierato con tutti, no? Quelli intanto stanno pensando a dove andarsi a infilare per fare le cosacce. Avvizzito, mi stai per dire chi sei veramente? Bravo, ma non ho fatto niente. No, ma tecnicamente ho suonato la canzone che voleva suonare. Però magari già nel dialogo c'avevi l'input se eri un bardo o qualcosa del genere. A curse lifted. The dead three allied once more. The balance shifts.
There are depths to this alliance yet unplumbed. Consider, mortal. Do Illithids possess souls? Tecnicamente no. Però. Ma è venuta la depressione, è arrivata a sto punto. Fuori ancora tutto poi. Perché ci vuole tempo prima che se ne va la malattia. Per quanto da DM so. Sì, alcuni sì, ma perché dipende dallo stato in cui si sono trasformati e... Perché il fatto è che una volta che tu ti trasformi e non sei abbastanza forte o sculato e finisci sotto il controllo della mente alveare, fine. La tua anima fa puff, se ne va via. Se invece riesci a mantenere il tuo senno come l'altro signorino che abbiamo incontrato, sì. Cioè puoi mantenere la tua identità con un corpo differente, ma appunto perché la roba dei Mindflayer non è così semplice, soprattutto nei Forgotten Realms, come un te trasformi, è una cosa molto più complessa. Ma il fatto è che proprio, cioè io questo lo so perché ho letto cose, cioè manuali, Tu una volta... Raga, è successo qualcosa di stranissimo. Bentornati. No, ma non è stato... Fatemi fissare tutti i monitor, cazzapippoli. Bentornati, belli. Ci siamo? Battetemi dei colpi forti. Tanto ho salvato appena l'ho visto, ragazzuoli. Non vi preoccupate. Credo che ormai la live si è spezzata, dovrò rifarla. Ecco, di capo, ok. No, no, ma è successo... Non era la connessione. È tipo OBS che si è staccato da Twitch. Cioè non riusciva più a vedere che ero io. Cioè diceva, guarda, non riesco a connettermi al server di Twitch. Quindi t'ho buttato giù la live. Bentornati, belli. Fatemi controllare un attimo che ci abbiamo tutte cose qua. E ricominciamo perché tanto ho salvato. Quindi lo ricarico dal pezzettino in cui eravamo. OBS idiota, ma non credo sia stato OBS, è stato probabilmente il server Twitch di Milano, perché purtroppo su sta facendo un bordello, sta facendo un cazzo di bordello, infatti io penso che comincerò di sti giorni di settembre a streamare a Francoforte, perché c'è sta troppo casino, magari è successo qualche cazzapipolo, stai tranquillo me stesso, stai calmissimo me stesso, va bene, ci risiamo. Tutto bene. Allora, ricarico, perché stava chiacchierando e non so neanche dove vi siete staccati, belli. Porca troia, che botta che ha tirato. Yet, the three... Amass an illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power. A flock without souls, yet to what end, mortal? This is the question thou must come to answer. Until such time, be availed of my services. Ok, non so dove si era staccata, ma inizialmente ha detto guarda. Allora, l'ho fatto rapido e indolore. Siamo a Francoforte, perché penso sia il server di Milano che sta avendo dei problemi, ragazzi. Ripeto, non è la connessione. Non è la connessione, è Twitch e sono i server di Twitch che stanno dando dei problemi. Siamo a Francoforte adesso. Siamo a Francoforte, siamo in Germania. Con i server di Twitch. Vediamo. Per i nuovi inferni è una persecuzione. Ma secondo me sta cutscene davvero che dà dei problemi. Perché se no non si spiega. Perdonatemi sto fine, veramente sto parto. Non so un'altra volta dove ci siamo rilasciati. Dio Cristo. Sembri conoscere bene i tre morti. Yes, Bane, Lord of Darkness. Baal, Lord of Murder. Merkel, Lord of Bones, once judged, ascended, then vanquished as one.
and as three. The Alliance is reforged, mortal. The plains thus quake, and the gods shudder. Perdonate sto bordello di Crash, ragazzi, finale. Parla chiaro, non c'è altro che puoi dirmi? No. Fatta scoprire a Lord Stronzo. Anche detto. Va bene. Very well. E quindi? Cioè, verso Baldur's Gate? Basta. Wulbren? I should speak up. Thanks, Nichols. And the... I owe you an apology. Va avanti. I saw you as a means to escape. Nothing more. But when the sky lit up, when I followed it here, I knew you were behind it. I apologize for not seeing your true worth and for being, quite frankly, rude in last light. Non mi stai a chiedere scusa per questo, vuoi qualcosa? Ti sei comportato da bastardo, in effetti. Vabbè, talvolta anch'io sono un po' irruento. Gracious as well as impressive. A fine combination. And that's precisely why I want you by my side in Baldur's Gate. The Iron Hand gnomes are going to save the city. And you can be part of it. Mi devi di qualcosa di più. Cioè, non è che accetto un'alleanza con i gnomi così a cazzo. Cioè, nel senso, capito un attimo. The plan is what it's always been. To bring the work and innovations of the Iron Hand gnomes to every corner of the realm. Problem is, Baldur's Gate is sick. Once the pinnacle of greatness, it's eating itself alive to save itself from starving. Find me in the city. And once you see what it's become, you'll know that I, and I alone, can stop it. Va bene. Ma perché penso che con tutti i crash, i cazzapipoli, Nimu se n'è andata un po' nel cesso, purtroppo. Quarti e mastro, tre, qualcosa di nuovo? Prima che andiamo? Just tell me what you need. Abbiamo livellato, dovresti aver respeccato lo shop, no? Bah, neanche più di tanto. Lady Light Away. Va bene. Pugno fiammante. E quindi? Cioè... Ah no, dobbiamo andare all'accampamento, vero? Deve parlare Shadowheart. We leave the heart of the absolute alive. Thanks to you. You did well to defeat Ketherick, but Ketherick was only the first to fall. There are many more battles ahead, and they will not be so easily won. You will need allies. Lo so. È per questo che ho reclutato Jaehaera. Jaehaera's wisdom will be an asset to you on the journey ahead. Her harpers too. Halsin's strength and loyalty will bolster you in times of need. But if we are to succeed, we will need others. Costruirò un esercito in grado di vareggiare con quello dell'assoluta. Baldur's Gate may not know it yet. But its fate is bound to ours. Seek on its streets those whose purpose aligns with our own, and invite them to our cause. Together, we will put an end to the absolute, the chosen, all. Chissà se in una potenziale battaglia finale ogni alleato che tu prendi magari ti dà un buff o fa qualcosa di particolare. Chissà. No, aspetta, prima facciamo un long rest. Cioè, credo... Ah, ma state proprio veramente così all'accampamento?
There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. Mi avvicino? Cioè, perché dovrebbe smaitarmi sulla testa a caso, no? Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Moon Maiden Saluna, hear me. Ketherick Thorm, traitor, apostle of Merkel, is dead at last. My mate, Most High. Darling Isabel is safe and well. Safe and well, and return to my embrace. Blessings upon the slayer of the Wicked One. Grazie dell'aiuto. We are a powerful party indeed. Faerun itself trembles at our touch. My darling Isabel says we will stay allied at your side. I am pleased to hear it. E come intendi trascorrere la libertà che appena hai trovato? I am free from my bonds, but not my duty. The dead three are risen. The dead two remain. You must face them. I will help. Ok. Vabbè, rimangono pure lì. Abbiamo il canto notturno della nostra. Allora, Will, adesso parliamo di tuo padre. Dammi un attimo. Quello è Gale. Guarda quanta gente abbiamo ormai nell'accampamento. È il ritrovo, veramente. Andiamo a dormire. Madonna, guardala che bella in abiti civili, tutta elfesca. Non credo sia proprio la parola adatta. Infatti, vedi. Adesso dirà qualcosa a Shadowheart, la bruciano sul posto, guarda. What do you know about me? You spoke of my past, being chased by wolves. I told no one about that. Almost no one. But I certainly didn't share that with you. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. I chose to do that. For the mission to protect Shaz... Secrets. Yes, yes, that is an old song, girl. Your goddess cares more for her precious secrets than she does her devotees. Get to the point. When you freed me... You severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain. His, inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to two others. Someplace distant. Let me help you remember. You feel Shadowheart's mind tug at the edges of your own. You know this sensation. She wants you to see whatever is about to be revealed. Apro la mente. Your mind joins with Shadowheart's. Something pulls at you both, bringing you elsewhere. Man, you already know. Did you not see yourself in him? Do you not recognize your own blood? My father. That was him. That is him. He lives still. And your mother, too. No. It can't be. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young. Impressionable.
They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman. One who knows what must be done. My parents. I need to save them. Quella mi sa de cutscene, però che avrei già dovuto vedere in passato, forse. C'era una... Cioè, lei mi doveva far vedere magari la prima parte di quella cutscene. Perché ti faceva vedere magari come veniva presa. Perché quella è palesemente Char. Però perché lei è stata ferita al volto dal padre che si era vestito come lupo. Ma quindi vuol dire che Shadowheart in origine era già una signorina de Selun. Perché ho visto anche un check su religione fallito. Quindi sicuramente magari c'aveva addosso qualche... Cazzo ne so, qualche cazzapippolo, qualche decorazione. Forse proprio sulla mano dove ha la ferita. E non l'ho vista. La... Quindi c'era una prima parte dove vedeva i lupi che ti spiegava perché aveva paura e dove veniva salvata la lupa. Ok. No, non l'ho vista. Forse perché ho talmente spinto il rapporto che l'ho balzata. Può essere. Perché allora sì, sicuramente sulla mano magari aveva qualche simbolo de Selun e quindi è quello. Vabbè, ti aiuterò a proteggere i tuoi genitori, a salvarli in realtà, credo. Your parents are with your abductors. You will need to return to their lair. But be warned. You may have once thought of them as comrades, mentors, friends, even lovers. They will all be enemies now. You have been forewarned for what is to come. But not yet forearmed. La lancia della notte, pensavo che fosse finita nella coltre oscura. No, mi sa che adesso la trasforma in qualcosa di Selun, forse. I was able to retrieve it before it sank too far into Shar's umbral domain. Shar is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough. But I felt it call to me as I took flight. Whatever Shar calls her own, Seluna has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will find it useful. What you do with it, that will be up to you. Same as before. I'll need every advantage, it seems. Thank you. A debt repaid. You returned my life unto me. Now go and claim your own. It hurts. Shar torments you still. What a spiteful creature she is. This will not stop until you take action. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. La lancia del Vespro di Selun. Minchia, tra l'altro è un equipaggiamento leggendario. È la Madonna. Puoi vedere nell'oscurità, incantamento, è un'arma più 3, bagliori lunari, granelli di luna. Beh, la vedremo la prossima volta per bene. Andiamo da qui, ci facciamo tutte le ultime chiacchiere. E poi andiamo. Gods be damned. With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's name. Should Baldur's Gate fall to the Absolute, every one of the coast cities will be ripe for the plucking. We're not just fighting for our cure. We're fighting for my father. We're fighting for the gate. We're fighting for all of Faerun. Beh, è nelle mani degli assolutisti. E dove lo porteranno, secondo te? Worm's Rock Fortress. All travelers to Baldur's Gate flow through it. It serves as headquarters for the Flaming Fist. And their commander, my father. The Absolute's army's on the march. Gods forbid a tadpole Grand Duke throw open the gates for them. Perché era il piano che ha detto Gortash, no? Facciamo venire la cazzo d'invasione. Io sarò preso come eroe perché salverò tutti quanti. Aie. Però Mizora ha detto che puoi raccontarmi cosa ti ha portato a stringere il patto e all'esilio. È ora che io sappia tutta la verità. È buggato, non è partito diavolo. Sì, ma prima di fare una domanda, se la tua città fosse sotto assedio, cosa sacrificheresti per salvarla?
Dare la mia stessa vita se servisse a tenere al sicuro i suoi abitanti? As would I, and more. I was 17. Father, older Ravenguard, had just been named a Grand Duke and was called away to Elturel to help settle a dispute. That's when the cult of the dragon made its move. Io purtroppo sulla regione faccio cagare, però figata come in realtà. Meno male, perché il gioco non te punisce. Tu non ce ne sai un cazzo. Puoi chiederglielo. Cos'è il culto del drago? Non ho mai sentito parlarne. A religion devoted to conjuring the most evil of goddesses, the dragon Tiamat. A 10 day after father left, I heard a whisper as I slept. Duskhawk Hill. The queen of chaos awakens. Go alone. I grabbed a rapier and set out. There wasn't a cloud in the sky. Yet not a single star was shining. There they were, gathered at the foot of the hill. Your head tingles. Will wants to show you what happened. Comunque il nostro party non è per niente immischiato in mezzo all'ira di Cristo de roba, eh. Permetti a Will di condividere il suo ricordo con te oggi, momento flashback finale. In the looming shadow of the mount, five groups of five figures each encircle a lofty totem. Atop each totem, a dragon's head is carved, and a massive orb held in its mouth. The cultists chant, first softly, then crying to the starless sky. There is a crack of thunder, a gust of wind, and a dragon's white head appears in the storm. As the maelstrom howls, Mizora's lips press to your ear. She will destroy Baldur's Gate. Grant me your soul and I will give you the power to save it, she whispers. She read the terms while two devils stood witness, and I said yes. One soul for one city. Però bellissimo il dettaglio, c'erano 5 gruppi per 5 totem, per 5 teste, perché giustamente Tiamat c'ha 5 teste. Ed era sbucata la prima. Però bianca. Tiamat c'ha una testa bianca. Scusa, lei non è... Ah, no, è vero, mi confondo sempre, perché è draghi metallici contro cromatici. Metalli contro colori. Ecco, ok. Minchia, che cazzo di casino ogni volta. Ma infatti, di sicuro a Mizora non interessa il destino di Baldur's Gate, perché avrebbe dovuto salvarla? She didn't. She came on order of her mistress Zariel. Tiamat made a play for power. Zariel had other plans. That was the most Mizora's ever said. All that mattered was that she got her prize. Another pet added to her warlock menagerie. Ma che sia collegato magari all'avventura discesa da Vernus. Cioè magari, perché io non l'ho giocata, magari là c'entra Tiamat. Cioè gli serviva per fare degli inciuci più che altro a El Turial, o come cazzo allora si chiama. E tuo padre il Granduca? He returned to an unsuspecting city and a wayward son with a smirking devil at his side. I tried to tell him the truth, but my mouth couldn't form the words. I'd led him to the battlefield, but Mizora had swept it clean. After, he said only one word. Go. So I did. Vabbè, è stata una mossa coraggiosa, comunque. I don't know that it was brave. I just know that it was right. The moment I agreed, I burned with the fires of Avernus and oozed the rot of Dis. The cultists choked on our poisons and burned from our flames. When we were done, all that remained were five grayed orbs atop a pile of ash. My soul was bound and my lips were sealed. E fu così che hai perso anche l'occhio? It is the one scar I ever bore of it.
Mizora replaced it with a sending stone. She uses it to track my location and speak from a distance. I could flee to the spine of the world or the depths of the lower dark and still never shake her. Vabbè, è stato comunque coraggioso. I don't know that it was brave. I just know that it was right. Vabbè, era la stessa linea di dialogo. Vabbè, termina conversazione. C'è qualcun altro che vuole chiacchierare? C'avete cazzapippoli sulla testa? Facciamo sto long rest? Long restiamo. Madonna! Che cazzo di dialoghi finali? Per Dio! Che c'hai, Shadowheart? No, era il cane. No, era anche Shadowheart. Dimmi tutto. I've been lied to my whole life. Wait a minute. And I was gullible enough to just believe it. My parents are alive and I have to save them. I think a part of me always knew that. A part that Shah denied to me. Ah, perché te voleva sfruttare sicuramente. Ruiko, grazie mille per il follow, benvenuto in taverna. Stai proprio alla fine della live che stiamo facendo gli ultimi dialoghi. Sei stata costretta a vivere una bugia, perlomeno adesso la verità sta iniziando a emergere. Ho appena cominciato il single play, conviene giocarci lì o spostarmi sul multi? Di che cosa intendi di Baldur's Gate? Se te lo vuoi godere per bene la tua prima volta, cioè proprio farti la tua storia fino in fondo, single. Se te lo vuoi giocare invece più sciallo, più rapido, più giocoso, più scherzoso, con gli amici e tanta tanta roba. Indeed. But the truth may yet prove painful. Who knows what Shah still keeps from me. We'd better press on for now and hope we're ready when the moment comes. But before that, there's one thing I need to see to. Ovvero? You'll see for yourself soon enough. Just leave it with me. Devo fare un altro long rest? Be gone, friend. I have a darling to adore. Vabbè, ho capito. Puoi dirmelo pure meno francamente che te la devi fare, eh? Dovessi rimanere al mio accampamento, insieme possiamo combattere i poteri del male. Our thoughts are as one, my friend. You must face the chosen of Bane and Baal. I will do my part to see them laid low. Vabbè. Allora, facciamoci un altro long rest, perché mi sembra palesemente una di quelle robe che si attiva con quello, no? È tanta tanta roba, sì. Non sei schiarita ancora? No, è ancora più buio in realtà. No, facciamo un altro long rest. Tante risorse ce l'abbiamo. Che ti serve, bello? C'hai soltanto la borsa o mi devi parlare? Tutta tua. Non tanto lo so che ti do 10-1 di fila. Qualcuno? Long restiamo. Adesso me la trovo che mi vuole aprire, mi vuole sacrificare a Selun. Vediamo che cazzo hai fatto. Be honest. What do you think of the new look? Ma scusa, ma così? Che cosa hai fatto insieme a Eileen e Isobel stanotte? Ti sei fatta i capelli, ti sei scolorata i capelli. Che bella! Ma qui, Kyle, tu sei ancora in chat? Dove sei? Ci sei ancora tra di noi? No che non c'è. Ma allora... Allora non era una mod.
Perché voi dovete sapere che in questi tempi un sacco di persone a me mi hanno mandato dei TikTok in cui io vedevo Shadowheart con i capelli bianchi. Ogni volta facevo, oh figata, c'è la gente che mette la mod per cambiargli i capelli, fare qualche cosa. Non era una mod! Maledetti! Fino ad adesso mi avete spoilerato! Brutti bastardi, vi voglio bene, per carità del cielo. Un bacetto, ma vaffanculo! Era uno spoiler! È diventato cuore oscuro ultra istinto. Per carità, ti stanno bene. Ti devo rifare tutta l'armatura, però... Lo adoro. Well, I'm glad someone does. Perhaps I'll get used to it. I have a lot to get used to right now. Ma in realtà l'ha proprio cambiata in totale, la... Perché... Scusa, ma non è cambiato il ritratto? Ma dai, Larian... Madonna, che bella però così. Ma scusa, ma potevate almeno cambiargli il ritratto? Loro hanno delle reaction a sta cosa o... Oh, we have a new look for a new Shadowheart. Nice as it is, she still doesn't have the best hair in the camp. Ma vai a fanculo, Astarion, voi. Be gone, friend. I have a darling to adore. Va bene. Comunque questa cosa la capisco. Lei è stata 200 anni rinchiusa da una parte, adesso deve recuperare. Love Shadowheart's new look. Softer, less severe. It suits her. Comunque nell'accampamento si sta creando una tensione sessuale tra tutti i membri del party che è qualcosa di incredibile. Gods, Shadowheart looks like a stack of gold. Never thought I could get so excited about someone's forehead, but here we are. Lei ha avuto il mio stesso pensiero, perché adesso non ha più la frangetta. Tu? I would not linger in this land over long, but whatever your business, I will aid you if I can. Vabbè, no, diciamo che loro sono, sì, sono dei companion del gruppo, ma sono molto più esterni. Sono tremendamente più esterni. Gale. There's no more radiant sight than that of someone who's learned to love themselves anew. Shadowed in name, but no longer in spirit. It suits her. Un cazzo di poeta. Va bene. Abbiamo finito. Prossima volta, a quanto pare, abbiamo direzione Baldur's Gate. Non credo ci siano altri cazzapippoli di cui chiacchierare a destra e a sinistra. Cioè sì, ci sarebbero magari delle domande di Flevur, tipo che ne sai di Orin e quell'altro. Questo è fare delle domande, giusto? Andiamo a fare queste domande a lei se c'è qualcosa di interessante, così ce le togliamo, prossima volta andiamo diretti. Però non credo. Be gone, sì, va bene, ho delle domande. Pray, ask, and I will tell. Sei davvero la figlia di Selune, confermiamo ste cose. Do I not radiate with my mother's brightness, her glory? There can be no doubt. I am of her silvered flesh, her celestial womb. Non gliela chiedo neanche sta cosa, perché è lei l'aiuto che ha mandato la madre. È come se è rimasta intrappolata nella coltre. Ketherick Thorne. Father of my one and only love, enslaver of Dame Aelin. Ketherick Thorne never did trust me, even when he worshipped the Moon Maiden. He was threatened by my love for Isabel, by her love for me. When she died, curse the day, the hour, we each of us mourned bitterly. But Ketherick's pain could be touched by no aid, no boundary. He turned to wretched Shah, the Lady of Loss, for relief. And she whispered into his ear, poisoning his mind. He and his loathsome advisor, Balthazar, lured me into the Shadowfell, claimed they'd found someone in need of my aid. There, they trapped me in their infernal cage. I was killed, murdered, made dead over and over and over by justiciars of every make and kind. I was reborn, for it is my nature, and Ketherick fed upon my immortality all the while. But lo, the brute is dead, and we live!
Bello come lei passa ad essere super coccolona, waifu, cazzo. Però se tu dici quelle due dici Char e Keter, è la fine. Parte come un toro, non la fermi più, va bene. Tu invece? I can't believe it. I can't believe Aelin is here. And my father. I heard what happened. What he become by killing him. You set him free. You set Aelin free. And me. Non è che è esaltata, che gli parte l'istinto omicida. È tipo Guts di Berserk, che quando tu dici qualsiasi cosa che si avvicina a Griffith, dici grifone, grifa, cioè lui parte già al momento. Sembrate conoscervi da molto tempo. Cosa è successo? Dai, che voglio fare un po' di gossip per finire. A great deal. But still, some of the details elude me. Catherick Thorm is. Was my father. He raised me to serve Saluna as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Saluna came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. Tell me, do you believe in love at first sight? Dopo quello che è successo con Karlach, certo, nello sguardo si cela ogni magia. That's exactly it. And I tell you, I took one look at her and I just knew she was it. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aelin is immortal, after all. I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. Then, and this is where I still need answers. I died. I'm not sure how, why, but all was black, black, black. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed, so hideously warped. Io pensavo fosse morta per una malattia, no? Gli è successo, cioè è stata tipo fulminata sul posto. Però ok, sotto quel punto di vista lo capisco un po', Catherick, perché cioè infatti non vorrei che tra qualche centinaio d'anni abbiamo Aelin che pure lei diventa malvagia perché gli è morta la compagna. Cioè la loro sarà una storia tragica perché lei purtroppo è immortale e lei è mortale invece. Ti ha anche urlato buh. Era diventato l'eletto di Mirkul. I didn't know that then, but I could see the change in him. He told me we'd be together now. Said that Aelin was dead. I couldn't speak. Could only run. I found last light within the shadows, made a shelter there, prayed my father wouldn't find me. By the time Jahira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors plaguing this land, my home. I couldn't tell her who I was. I had to protect them, and myself, no matter what. Ah, vabbè, per quello c'avevi paura di una... Cioè, giustamente, c'aveva paura di una possibile ripercussione, però se succedeva il casino poi morivano anche tutti. Buonanotte, Victor, grazie per essere stato con noi, bello. Vabbè, è comprensibile. It's all out in the open now. And with my father dead, I have nothing to fear. Except for Aelin. She needs healing, rest. I'm grateful for your help, your friendship. I hope we won't intrude on your hospitality too long, but I'm grateful for a safe place to, well, just to be. Ah, ma quindi loro rimarranno proprio per sempre qua? Brutalmente proprio, però basta. Prossima volta direzione Baldur's Gate. Prossima volta ce ne andiamo a Baldur's Gate. Pare, no, ma meglio, se mai qualcuno ci attacca all'accampamento, veramente sono cazzi loro, perché ci abbiamo maghi e il cavaliere apostata, ci abbiamo là il nostro caro Jergal, l'incarnazione della foresta, due
elfi incazzati come delle faine, cioè abbiamo la Vergine della Luna, cioè. Cioè provassero a venire, questo è il posto più sicuro di tutto il Faerun per quanto mi riguarda. Ma comunque, andiamocene di qua. Mi dispiace soltanto che cazzarola è crashata la live. Devo riscaricarmela adesso e devo rimontarle. Madonna, che fastidio come cosa. Devo riappiccicarle perché sicuro la staccate. Fatemi vedere. Però altra bellissima live. Non ci credo che abbiamo finito il secondo capitolo. Siamo in direzione terzo. Siamo in direzione... sì, la staccate. Che palle. Va bene. Vabbè, da oggi in poi streameremo sempre nel server tedesco, ragazzi. Andiamo a casa del nostro caro generale. Che palle. Che palle. Però bello. Bello, bello, perché in realtà il finale del capitolo 2, tanto per chi sta andando, grazie mille per il support, belli, anche ai lurker. E ci vediamo domani, ovviamente non raidiamo. Però il finale del secondo capitolo in realtà è veramente, veramente bello. Mi è piaciuto ancora molto di più del primo perché ti mette in campo tutte quelle nuove carte, ti spiega le robe, ti dà un bel incipit per il capitolo 3. Non vedo l'ora, anche perché il capitolo 3 è a Baldur's Gate. A parte che al punto, mo abbiamo anche degli incioci da fare perché dobbiamo portare quell'amuleto. Ma figo. Figo, figo, figo. Mi è dispiaciuto un po' per la boss fight di Mirkul, perché per quanto ok me la son gestita, è stata comunque rotta. Cioè, diciamo che continuo ad essere sul punto dove, secondo me, il poter scannerizzare gli avversari non è una cosa buona. Cioè, tu se sai che se lui spona quegli stronzetti, vabbè, dici, spona degli stronzetti, no, è che lui li può assorbire per fare, essenzialmente per shottare una persona. È un po' un peccato. Io l'avevo appena scaricato, ma poi mi si è rotto il PC, ora mio figlio mi vende il suo e lo riprendo. Fai bene, anche perché è una madonna, è veramente una cazzo di madonna. Io l'avrò detto non so quante volte all'interno di questa serie, la gente se l'è giocato in 15-20 ore. Mi viene solo da sospirare. Mi viene soltanto a sospirare. Bello che si sono anche ampliate. Questa è una cosa che mo non ho detto, ma si sono ampliate anche tutte le quest dei companion, eh? Cioè nel capitolo 3 ci sarà una figa di apoteosi per le quest dei companion, perché Shadowheart c'ha la sua, salvare i genitori, e adesso è diventata Deselun. Gale la corona, Will il padre, Astarion, Casador, la nostra cara Karlak c'ha la sua robettina. Noi per adesso invece siamo quelli più scialli, cioè noi accompagneremo, daremo una mano e compagnia. Però figo, cioè, sto in hype, non so neanche dove mettermi a parlare, perché è semplicemente talmente tanta roba che dovremo fare. Perché poi Baldur's Gate, io me la immagino, se l'hanno fatta bene, che ci stanno le varie zone della città. E tra l'altro immagino che ci sarà un pre-Baldur's Gate, perché ci dovrebbe essere il ponte con gli arpisti e tutti i cazzapippoli. Ho paura per le performance. Ho paura che in live Baldur's Gate potrebbe... la città intendo, non il gioco. Il terzo capitolo potrebbe essere pesante. Però confido nel mio PC della Madonna. Ma comunque ragazzuoli, io vi ringrazio per la compagnia di oggi, abbiamo sforato ancora di più rispetto al solito, ma ci stava, era la fine del capitolo 2. Noi ci vediamo domani sera con la prima one shot redimata da voi sul canale, si giocherà Witchfire, quindi non mancate. E niente, vediamo chi siamo a questa tarda notte, vedo ancora Fatal zitto zitto 4-4. Fammi vedere, fammi vedere. Vedo Postino, vedo Panzi, Lilith, Mark, Nimu, Ruiko e il mio caro Axel. Vi ringrazio sempre di tutto, ricordate sempre Corgi Gang fa bang bang belli. Buonanotte, ci vediamo domani sera. Ciao ciao. Chef, chef, chef.